Eccoci oggi insieme al dottor Coencagli, il quale è il direttore scientifico della scuola di fundraising di Roma. Con lui affronteremo nel quarto appuntamento dei laboratori dal basso alter ego del web, affronteremo la tematica legata al crowdfunding nell'impresa sociale. Il crowdfunding, come lui ci illustrerà, riguarda un modo di raccogliere i soldi per degli scopi di un'eventuale attività sociale oppure anche per raggiungere degli obiettivi da realizzare all'interno di una startup. Pertanto lascio la parola al professor Massimo Coencagli, così possiamo sbrigare la faccenda. Bene, grazie mille. E una parola brevissima di presentazione. Mi occupo di fundraising ormai da circa 30 anni più o meno e ci tengo a dire come sono arrivato al fundraising. Ci sono arrivato perché da sempre sono stato dirigente di organizzazioni non profit, in campo sociale, in campo della cooperazione internazionale, della cultura e quant'altro. Quindi io sono arrivato al fundraising guardando la cassa delle mie organizzazioni. In quel caso era una cassa che piangeva, evidentemente. Quindi io prediligo, ecco, ci sono altri modi di arrivare al fundraising, c'è cioè un modo, come dire, più professional di chi è esperto di marketing o di comunicazione, eccetera, eccetera, così come c'è anche un approccio di tipo più accademico. Io stesso insegno all'università e magari facendo una lezione all'università tengo conto anche di altri aspetti che sono legati alle tante discipline che concorrono a fare il fundraising. Ecco, però io tengo a mantenere la barra dritta sul fundraising visto dal punto di vista dell'organizzazione che lo deve fare, anche perché forse le maggiori complessità e difficoltà nel fundraising e anche nel crowdfunding, come vedremo, sono più legate a un'organizzazione che per fare bene fundraising deve innescare dei processi di innovazione, comunque di management innovativo, piuttosto che le difficoltà tecniche della materia in sé. Quindi accentuare solamente gli aspetti tecnici specifici delle modalità di raccolta fondi che noi utilizziamo potrebbe essere fuorviante rispetto al problema di fondo, è come avere successo col fundraising. Bene, fatta questa piccola premessa, io vi chiederei un rapidissimo giro di presentazione per conoscerci meglio e anche, come dire, a mio beneficio per tarare meglio quello che dico nel vostro contesto, evitare di essere un po' astratti o, diciamo, inutili. Prego. Fai parte di qualche, possiamo darci del tuo, è un problema? Ottimo, meraviglioso. Fai parte di qualche organizzazione portatrice di progetti che potrebbero essere, come dire, oggetto di un'azione di raccolta fondi? Perfetto, soccorso legale, che è un'organizzazione non profit, un'associazione, un APS, associazione di promozione sociale. Benissimo, grazie mille. Berti? Startup di che cosa? Di un'impresa? Mappiamo. Ottimo. Eccolo qua, alle nostre spalle. Quindi un geolocalizzatore. È una startup. A che punto stiamo della startup? Ottimo. Quindi esiste già un prototipo, già funziona, occhio e croce, almeno 1.0. Benissimo. Ottimo, grazie mille, Bert. Prego. Benissimo, soccorso legale, APS. Ottimo. Assistente sociale, in quale istituzione, organizzazione? Asilo nido, ottimo, grazie mille Giulia. Prego. Andiamo per il sottile. Ottimo, quindi ottimo, meraviglioso. Quindi sei sociologa. Ecco, io uso molto, come vedremo, un approccio sociologico al fundraising e spero di non dire tante fesserie perché diciamo che anch'io avevo intrapreso alcuni studi di sociologia che però poi
per strada mi sono persi, eventualmente hai facoltà di correggermi anche puntualmente. Benissimo, grazie mille. Prego. Fai parte di qualche organizzazione? Benissimo, no, no, non è un peccato mortale, va bene così. Certo. Grazie mille, prego. Segretario di uno studio legale, che non è un'organizzazione non profit. No, assolutamente. No, adesso non esageri, associazione a delinque. Iniziamo bene. Quindi cioè, sono un testimone autorevole, sono un informatore qualificato. Bene signori, allora come vedremo il crowdfunding si può applicare a diversi contesti, io posto anche, come dire, chi ha organizzato questo corso, questa serie anzi di appuntamenti, che appunto è un APS, quindi un'associazione non profit, magari faccio più riferimento al contesto di un'organizzazione o di un'azione non profit che deve fare raccolta fondi, ma questo nulla toglie di seguire altri interessi secondo diciamo, le vostre intenzioni. Bene, allora partiamo con il nostro corso. Prima di parlare di crowdfunding vorrei dirvi qualche cosa sul fundraising, nel senso che secondo me è necessaria un po' una premessa, ne parlavo con Ivan e Rossella mentre mi sono gentilmente venuti a prendere all'autobus, nel senso che il crowdfunding va molto di moda, voi l'avete già sentito nominare prima anche ancora che si facesse questa serie, ok, perfetto, va molto di moda con tutti i pro e tutti i contro. I pro sono che parlandone ci se ne interessa e anche diciamo questo fenomeno cresce di attenzione. I contro quali sono? Come in tutte le cose che vanno di moda, eccessive semplificazioni. Per cui oggi noi ci troviamo spesso leggendo il giornale e anche devo dire molto nell'ambiente universitario che si sostituisce con il termine crowdfunding tutta una materia più ampia che è fundraising, in italiano raccolta fondi. Ora il crowdfunding, cominciamo subito a collocare, una cosa molto importante, quindi non sto facendo una diminuzio del crowdfunding, però è importante a livello di modalità tecnica, strumento per raccogliere fondi. Quindi anche da un punto di vista logico, prima del crowdfunding c'è la raccolta fondi, che si può fare in milioni di modi e che ha appunto con milioni di modi, milioni di tecnologie possibili da utilizzare. Una di queste che ha delle peculiarità molto molto interessanti, comunque specifiche, è il crowdfunding, ma per usare bene una tecnica, una modalità, bisogna avere chiaro quali sono gli obiettivi e l'assetto strategico di un qualcosa che viene prima e che noi chiamiamo raccolta fondi. Quindi diciamo che il primo quarto d'orello, 20 minuti, io non vi parlerò di crowdfunding, ma vi parlerò del contesto nel quale il crowdfunding in quanto modalità si colloca, perché sennò il rischio è di dare troppa importanza alle tecniche senza avere chiaro obiettivi, modalità, approcci. Dicevo prima agli amici, è un po' come se un'azienda, un gruppo di persone che vuole costituire un'azienda, prima ancora di farsi il business plan, di pensare come può essere sostenibile nel tempo, come deve relazionarsi con il mondo, eccetera, pensa direttamente subito a in quale scaffale mettere il prodotto per venderlo. È chiaro che è importante in quale scaffale devo mettere il prodotto per venderlo, perché se è un prodotto per bambini e lo metto a 1,90 m d'altezza non funziona. Però prima di questo c'è tutto un intorno a chi voglio vendere, come lo voglio produrre, quello che normalmente si chiama business plan o progetto di impresa. Ecco, anche per la raccolta fondi è così. Certo è importante il crowdfunding se voglio fare determinate cose, ma prima devo avere un'idea. La mia organizzazione, le sue attività, come intendo sostenerle, a quali condizioni sono sostenibili? Ecco perché vi vorrei prima parlare, seppure in maniera molto succinta, del fundraising. Definiamolo. Il fundraising è un'attività strategica di reperimento di risorse finanziarie volta a garantire nel tempo la sostenibilità di una causa sociale e dell'organizzazione che la persegue e a promuovere il suo sviluppo costante affermando la propria identità o verità sociale verso una molteplicità di interlocutori. Vediamo quali sono gli elementi essenziali. Innanzitutto è un'attività strategica. Dice che fai? Fai fundraising? Sì, sì, faccio fundraising. Ah, mandi le lettere a casa, organizzi i banchetti per strada,
ti addanni su una piattaforma di crowdfunding affinché i donatori vengano. Sì, sicuramente faccio tutto questo, però a ben pensare il 60-70% del tempo lo passo dietro a un tavolo a studiare qual è il modo migliore per fare tutto ciò. Quindi è un'attività strategica, in un'azienda rientrerebbe nelle attività direzionali, di management strategico, non è un'attività meramente o direttamente tecnica. Al centro di questa attività c'è il reperimento di risorse finanziarie, il mondo fuori ci può dare consenso, il mondo di Facebook ci può dare milioni di i like, le aziende ci possono regalare degli avanzi di magazzino, la verità è che il presidente, il consiglio d'amministrazione delle organizzazioni devono fare raccolta fondi, da noi fundraiser vogliono che arriviamo con i soldi, possibilmente in contanti di piccolo taglio immediatamente spendibili, quindi anche nel tempo giusto. La vera sfida per noi quindi è quello che noi italiani, ahimè, chiamiamo vil danaro, e già qui c'è un primo problema, trattiamo il danaro questione che nella nostra cultura è una questione un po' vile, un po' sporca, anche quando questi danari sono frutto di un lavoro onesto o di un impegno onesto. Qual è l'oggetto della raccolta fondi da un punto di vista organizzativo? Attenzione, questa è la vera differenza. È la sostenibilità nel tempo di una causa sociale. Cioè l'oggetto della raccolta fondi non è un buco di cassa. Cioè mi mancano i soldi, in Italia poi questo perché avviene, soprattutto di recente ce ne siamo accorti tutti, perché la finanza pubblica complessivamente non ci sostiene più, ed ecco allora il ruolo del fundraising. In mancanza di un finanziamento che è pubblico, oppure la provvidenza, oppure io sono ricco di famiglia e mi sto bruciando i soldi, sono affari miei, allora arriva il fundraising. No, sbagliato, il fundraising non è la riparazione a una situazione di insostenibilità legata ad altro. Il fundraising è invece in positivo l'insieme di azioni che noi facciamo per rendere sostenibile, non adesso, solo adesso, nel tempo, quello per il quale noi ci siamo messi insieme, che noi chiamiamo causa sociale, perché stiamo nel contesto non profit. Se fossimo nel contesto profit, allora ci sarebbe il marketing, la vendita, e c'è di mezzo la vera differenza, il profitto. Dobbiamo produrre profitto. In questo caso il profitto, grazie al cielo, o comunque in ogni caso, al di là del valore che questo può avere, non lo dobbiamo produrre, e quindi ad attrarre tutta la nostra azione non è il profitto, ma è una causa sociale. Causa sociale è un modo di dire, la potremmo chiamare in tanti modi, la missione, le nostre finalità. Certo, la cosa importante è sociale, cioè nel senso che se quello che noi facciamo ha un valore sociale, che vuol dire che fuori di qua viene percepito in quanto tale, allora su questo si può creare una dinamica di sostenibilità, cioè si può presupporre che altri soggetti, non solo chi è che condivide quella causa sociale e quindi l'organizzazione che si è costituita per perseguirla, possa rendere disponibili risorse. E questi sono individui, aziende, fondazioni, perché no, fondi europei, pubblica amministrazione e quant'altro. Quindi al centro del fundraising non c'è l'organizzazione di per sé, che è pure importante, perché l'organizzazione dà fiducia, l'organizzazione può dare garanzie che quella causa sociale si raggiunge, ma l'interesse fuori, il mondo verso il quale noi andiamo a chiedere soldi, ce l'ha sulla causa sociale, non sull'organizzazione. Detto con tutto rispetto, di soccorso legale, in quanto fatto meramente organizzativo, non gliene frega niente a nessuno. Frega invece a chi? Ai soci costituenti. Quindi l'unico fundraising che si fa veramente sull'organizzazione è quello della raccolta delle quote associative e quello che si può rimediare dentro, che comunque è un pezzo importante del fundraising. E ricordiamoci che nella storia del non profit italiano e di tutto il mondo noi abbiamo avuto una stagione di grandi associazioni con delle basi associative enormi, ACLI, ARCI, pubbliche assistenze e che altro so io, no? Adesso l'associazionismo è un fenomeno che è molto cambiato, però insomma ancora c'è questa struttura, quindi si potrebbero avere anche dei fundraising interni molto molto consistenti, non è questo il problema. Però il mondo fuori evidentemente ha molto più interesse alla causa sociale. Poi siccome i soldi li metto in mano a delle persone che sono un'organizzazione, l'organizzazione conta, però a me interessa dare i soldi per, nel caso dell'ambientalismo, per difendere delle specie, della bella faccia del WWF non me ne importa niente. Poi siccome il WWF questo l'ha fatto bene, identifica dei valori, è chiaro che volentieri li do in mano al WWF, ma se il WWF non mi tutelasse l'ermellino, io non gli ridarei più, ok? Beh,
e a promuovere il suo sviluppo costante. Il mondo fuori ha interesse a dare soldi volontariamente, perché qui sostanzialmente i soldi si danno volontariamente in cambio di nulla, poi insomma, su questo si può ragionare, ma nella sostanza, infatti si chiamano liberalità, le donazioni si chiamano liberalità perché io sono libero da qualunque forma di scambio contrattualmente definito. Oddio, un contratto c'è, adesso l'avvocato mi potrebbe ammazzare, un contratto c'è sempre, però non è un contratto come nel caso commerciale. Io dare te un euro, tu dare me saponetta. Tu non dai me saponetta, io non dare euro. Ecco, la liberalità non è uno scambio sinallagmatico, cioè corrispettivo, diciamo, fra questi due elementi. Però ecco, il mondo fuori ha interesse a dare soldi affinché noi con queste risorse, date volontariamente, produciamo un valore aggiunto, facciamo qualche cosa in più. Questo è tanto più vero nel contesto italiano, dove noi ci siamo scelti, secondo me abbiamo fatto anche bene, il problema è se funziona o meno, un forte welfare state. Cioè laddove io dico per la scuola, noi abbiamo deciso che paghiamo tutte le tasse e mio figlio, almeno sulla carta, va a scuola e c'ha tutto il necessario, e allora in questo contesto io tutto il necessario, l'esistente, lo garantisco come concetto, lo garantisco con le tasse. Se devo dare dei soldi in più a una scuola, faccio l'esempio della scuola, o con questi soldi la scuola mi produce un valore aggiunto, o se no per me ha poco senso. Anzi, addirittura se la scuola mi dice guarda, mi devi dare altri soldi oltre alle tasse perché non ho la carta igienica, io magari li do perché mio figlio voglio che la carta igienica ce l'abbia. E infatti l'ho dotato autonomamente della carta igienica, non ho aspettato la scuola. Quindi magari li do, ma non è che proprio sono contentissimo di dare soldi. Anzi, mi arrabbio anche un po' perché vorrei sapere delle mie tasse che cosa è successo prima di darne altri. Se invece la scuola mi dice, guarda, dammi dei soldi perché facciamo una bella esperienza all'estero e tuo figlio a 14 anni capisce in un mese come funziona l'Europa, sapendo che a 20 anni gli serve da paura questa cosa, ma allora gli do non 100 euro, anche 1000 euro se mi produce un valore. È chiaro questo concetto? Quindi tenete conto che tutte le campagne, capisco che quando c'è una crisi economica tutti tendono a fare fundraising in questo modo, oddio sono finiti i soldi, se non mi aiuti, sono costretto a chiudere. La risposta vera di fondo è chiudi, ma che te l'ha ordinato il medico? Guardate, io su questo punto ci perdo un po' di tempo, perché al di là di quello che è il fundraising si svolge in un contesto che è in forte evoluzione. Ecco, da questo punto di vista, una delle più forti evoluzioni nel settore non profit è proprio questa. Il mondo mai ha socializzato con le associazioni di promozione sociale, di volontariato, con le cooperative sociali. La stagione in cui bisognava affermare delle cause sociali, non voglio dire che è finita, per esempio nel vostro campo c'è ancora molto da fare, quello diciamo dei diritti e della tutela delle persone nel campo legale, a voglia se c'è da fare, però complessivamente le grandi cause sociali sono state affermate e il mondo fuori ha socializzato con il non profit. Adesso quindi non basta più dire datemi soldi perché io sono buono, perché sono impegnato socialmente, bisogna produrre un risultato sociale. Quanto più aumenta, diciamo, la crisi economica, tanto più sale il livello di cernita dei donatori, fondazioni, individui e aziende. Per cui non basta dire guarda che io sono buono, bisogna dire guarda che io sono buono, questo vale sempre la pena dirlo, ma con quei soldi voglio produrre questo cambiamento e questo cambiamento è un valore aggiunto che noi possiamo valutare. Il donatore quindi è sempre più una persona che quando mette dei soldi, e lo metterà sicuramente perché è sensibile a quel problema, perché è generoso, per tutta una serie di fattori, però vuole andare a vedere se quei soldi producono socialmente qualche cosa. Diciamo un po' come un azionista, l'azionista i soldi ce li mette, ma se l'azienda non produce un utile a un certo punto non è andata bene e io se posso mi sfilo. Qui non c'è la produzione di un utile economico, diciamo che c'è la produzione di un utile sociale. Questa per esempio è la linea molto forte del governo Obama che dice sì, sosteniamo il non profit, che negli Stati Uniti d'America è un colosso quanto la pubblica amministrazione e quasi quanto il mercato privato, va bene? Ma a patto che produca innovazione sociale, impatto sociale e via di seguito. Quindi andremo a valorizzare non tanto il non profit per la sua figura giuridica, che è ancora quello che si fa in Italia, ma l'andrò a valorizzare per la capacità di produrre risultati sociali in merito a un bisogno che è stato rilevato e che oggi noi chiamiamo welfare di comunità, cioè quel benessere al quale tutti aspiriamo. Ok? Vi torna? Sennò bloccatemi.
Ultimo elemento, anzi ultimi due, affermando la propria identità sociale. Qual è il trucco del fundraising? Trucco, l'essenza del fundraising. È che io per raccogliere fondi non mi devo inventare altro di nuovo della ragione per la quale ci siamo messi insieme, quindi della mia causa sociale. Quindi se io mi occupo, per dire, di informazione sulla tutela dei diritti nei confronti della cittadinanza, non è che per cercare fondi ne devo mettere più di tanto a produrre magliette, gadget, oppure dico no, siccome tirano di più sul mercato, lo dico con grande rispetto, i bambini africani, occupiamoci dei bambini africani. Questo per due ragioni. Primo, perché io rispetto al mondo esterno che mi dovrebbe dare i soldi ho firmato un patto, anzi una cambiale. Io sto qui, mi sono organizzato per raggiungere quell'obiettivo. Se strada facendo cambio obiettivo o lo pattuisco con i miei interlocutori o se no non ha senso. Guardate, questa è una cosa da non profit, non è un problema delle aziende. Voi sapete che cosa faceva Nokia prima di fare i telefonini? Qualcuno ci vuole provare a dire una cosa proprio diametralmente opposta. Vi dico solo che stiamo in Finlandia che è pieno di boschi. Ve lo dico io così accorciando. Carta igienica. Non è che il mondo quando Nokia ha detto no, carta igienica basta, ti faccio a fare telefonini. Ha detto no, vergogna, è uno schifo. No, ha detto bravi perché la telefonia e telefonia cellulare va alla grande, facciamo business e gli azionisti avranno fatto la ola, no? Ora invece una non profit non può fare questo perché ha un a priori rispetto al livello economico, a parte non c'è il profitto, ma rispetto alla sua vita, alla sua identità economica, ha un a priori che è l'identità sociale, la causa sociale. Questo è diciamo il motivo etico, ma c'è un motivo molto più terra terra, perché io non voglio fare il moralista. Se per fare soldi mi metto a fare magliette, cose eccetera eccetera, ma può anche andare bene, non è un problema morale, ma quanto mi costa andare a fare magliette eccetera eccetera? Quindi se mi devo inventare qualcosa di molto diverso da quello che io ho deciso di fare, farò anche più soldi, ma mi aumentano i costi. Il vero trucco quindi è se io volevo fare informazione in mezzo alle strade sui diritti dei cittadini è trovare soldi per fare quello e farseli dare per quello. È chiaro che uno può avere delle attività strumentali, collaterali eccetera, che però mai e poi mai possono diventare una cosa tanto importante quanto la causa sociale. Se no, al di là degli aspetti etici, c'è proprio un problema di sostenibilità economica. Verso una molteplicità di interlocutori. Questa è un'altra tipica pietra d'inciampo del fundraising, diciamo così, all'italiana, è quella di pensare, quando si pensa al fundraising, di pensare a un solo interlocutore che ci dà soldi. Per noi storicamente è stata la pubblica amministrazione. Fino a 10-15 anni fa le organizzazioni non profit sapevano che la prima cosa da fare per la sostenibilità economica è mettersi in fila alla porta del sindaco, alla porta del ministro, ma non lo sto dicendo per dire il piccio imbroglia, no no, perché c'erano bandi, perché c'erano linee di finanziamento e quella era la cosa più importante, quindi io vivo di una principale, anzi esclusiva fonte di finanziamento. Guardate, questa è ancora la situazione sostanzialmente delle cooperative sociali. Perché il sistema, non per cattiveria loro, perché il sistema di cui noi ci siamo dotati è forte welfare state. Se il welfare state non è in grado di fare da solo attraverso le istituzioni, in convenzione, eccetera, eccetera, anche con degli aspetti molto positivi, io foraggio, sostengo un soggetto privato non profit che riesce ad erogare quei servizi. Questo è tipico delle cooperative sociali. È tipico per esempio del mondo della cultura, quasi tutte le istituzioni e associazioni culturali vivono perché? Perché c'è un budget dell'assessorato cultura e non ci starebbe niente di male, se non il fatto che se tu campi di una sola fonte di finanziamento, anche se sei ricchissimo, sei perennemente a rischio, nel senso è quello che stiamo sperimentando, se viene meno quella fonte di finanziamento tu stai a zero in tutti gli altri mercati. E quindi c'è, come in ogni impresa, lo start-up non lo so fare, quanto tempo ci metterò, diciamo, per riuscire a stare sugli altri mercati? Ecco perché, diciamo, che pur avendo una fonte principale di finanziamento, un'organizzazione per fare bene il fundraising deve guardare a tutti i mercati di riferimento, che, ripeto, sono gli individui, le aziende e le fondazioni. Posso anche sospettare che una cooperativa sociale ha principalmente la fonte pubblica, ma anzi proprio forse 10-15 anni fa, quando aveva una fonte pubblica più ricca, un 2% di quello che prendeva valeva la pena che lo investiva nell'avere donatori individuali,
nell'andare a trovare sponsor dalle aziende piuttosto che a presentare progetti a fondazioni, perché a parte che avrebbe avuto altre risorse da investire per raggiungere meglio la causa sociale, ma avrebbe avuto maggiore sostenibilità. Verso una molteplicità di interlocutori, oltre a un valore economico, ha anche un valore ancora più importante. Tanti e diversi donatori vogliono dire consenso. E non c'è forma di consenso più forte del fatto che qualcuno volontariamente ti dia i soldi. Da un punto di vista sociologico, questa è una forma di consenso molto più forte del voto che diamo alle elezioni. Il politologo mi ammazzerebbe, ha anche ragione. Ma da un punto di vista sociale, di consenso sociale, dare soldi continuativamente a Medici Senza Frontiere, Emergency o che altro, è una manifestazione di consenso molto forte. Io richiamo sempre alla memoria una scena che probabilmente da qualche parte del mondo avviene quotidianamente, che in un tavolo di concertazione di politiche di intervento nella cooperazione e allo sviluppo, a un certo punto arriva il signor Emergency, si siede e dice: buongiorno, sono Emergency, 1.200.000 donatori, 5 milioni di euro di raccolta al 5 per mille, ne vogliamo parlare? Oppure fatevi un altro film, diciamo che domani andiamo a chiedere soldi a una fondazione, ok? Abbiamo due possibili modalità di andarci. La prima è: guarda, io ho un progetto straordinario, pim pum pam, pim pum pam, se tu mi dai soldi lo facciamo. Questo in genere è lo schema che noi utilizziamo. Pensiamo a un'altra sceneggiatura. Buongiorno fondazione, noi abbiamo un progetto straordinario, pim pum pam, che stiamo iniziando a realizzare con 1.000 soci e 4 aziende del quartiere. Che fai, sali sul carro pure te oppure no? A chi deve dire no una fondazione? A un'organizzazione che ha una bella idea o deve dire no a una community, diciamola così, una comunità di soggetti che in qualche modo ha già sposato la causa? La seconda è molto più forte, perché? Perché voi siete portatori di un consenso, quindi eventualmente non deve dire no solo a voi, deve dire no a una comunità di persone. Se poi questa comunità di persone è importante, diciamo, per quella fondazione, questo consenso fa la differenza, ok? Una molteplicità di interlocutori, infine, vuol dire autonomia. Cioè, se io ho una molteplicità di interlocutori, sarò sempre autonomo, e non penso solo all'autonomia nei confronti della pubblica amministrazione. Se la pubblica amministrazione fa una politica che non mi piace, io posso dire molto più liberamente: no, non mi piace, e le cose che faccio io me le faccio con i soldi privati. Guardate, questo è molto importante. Ma per esempio anche nei confronti di un soggetto privato. Poter dire no ad un'azienda oppure a un grande donatore che magari, giustamente, portando un forte capitale, dice: sì, però nelle decisioni c'entro pure io. E voi, avendo una molteplicità di donatori, siete sempre nella libertà, no, di poter scegliere dove portare la macchina. Vi è chiaro? Allora, di questo stiamo parlando. All'interno di questo c'è il crowdfunding. Seconda cosa in generale sul fundraising, d'acqua. Questo che vedete è il ciclo del fundraising, cioè l'insieme delle attività che un'organizzazione deve porre in essere per, come dire, ideare, progettare, implementare, valutare, gestire un processo di raccolta fondi. Alla fine non è né più né meno che l'applicazione al fundraising dell'approccio di progettazione strategica, non è una grande invenzione, però tiene ordine tra le cose, ordine logico conseguenziale tra le cose che bisogna fare. Ed è molto importante, perché questo esattamente dà il contenuto strategico del fundraising. Sono 7 passaggi sul quale evidentemente noi non andremo in profondità più di tanto, perché ci servono solo da cornice sul crowdfunding. 1. Avvio del fundraising. È una bella impresa fare fundraising, come tutte le imprese ha bisogno di uno start-up. E quindi qui dentro innanzitutto bisogna definire bene per che cosa dobbiamo chiedere soldi, quindi quello che noi chiamiamo, scusatemi, statement, cioè dichiarazione di intenti, e tutto quello che serve a rispondere alla domanda: ma perché ti dovrei dare i soldi? Qui dentro c'è la missione, le strategie, i programmi di un'organizzazione, e chiaramente c'è una compagine di persone, l'associazione, la cooperativa, quello che sia, che condividendo questa causa sociale, questo statement, è d'accordo a fare fundraising, a impegnarsi, cioè un clima interno che è d'accordo nel fare fundraising, superando tutti gli ostacoli che naturalmente ci possono essere, culturali, organizzativi. Passaggio 2 e 3, scusatemi, passaggio 2 e 3 è l'analisi,
che io devo fare prima di rispondere alla grande domanda: qual è il modo migliore per raccogliere fondi? E qui dentro, per chi la conoscesse, c'è la buona vecchia SWOT analysis. Mai sentito parlare? Sarebbe l'analisi forze, debolezze, opportunità e minacce. Croce e delizia di qualunque progettista, croce e delizia del marketing. Perché delizia? Delizia perché se io faccio un processo analitico, diciamo tendenzialmente scientifico, rigoroso, ho dei dati, degli elementi di conoscenza oggettivi e misurabili sui quali posso prendere in maniera più sicura delle decisioni. È chiaro, se io ho chiaro un mio punto di forza, sono in grado di valutarlo e vedere gli impatti che l'uso di questo punto di forza può avere su determinati mercati, no? Io vado più sicuro nello stabilire qual è il modo migliore per raccogliere soldi. Perché invece è una croce? Perché è chiaro che aumentando le quantità di variabili sulle quali io posso decidere, paradossalmente la decisione mi può diventare più complicata. Infatti accanto a una letteratura che dice assolutamente fondamentale fare la SWOT, esiste un'altrettanta letteratura che dice di SWOT si può morire. Perché tu stai a tavolino un anno, due anni, complichi il sistema, eccetera, eccetera, alla fine la realtà va avanti e in questo momento la SWOT perché batte in testa? Perché il mondo va con una velocità tale che se oggi analizzo un punto di forza, anzi un'opportunità nell'ambiente esterno, in questo momento è un'opportunità, domani è finita. Immaginate analisi di tipo economiche fatte ad agosto 2008, poi ti svegli al ritorno dalle vacanze, ottobre 2008 scoppia la crisi economica, la tua SWOT, e la butti a mare. Okay. Però questo passaggio da un punto di vista logico-concettuale è ineliminabile, io devo avere molto chiaro nello scegliere come fare raccolta fondi, quali sono i miei reali punti di forza, la causa sociale che sostengo è già condivisa, faccio degli esempi. Ho delle relazioni sociali quantitativamente e qualitativamente importanti, mi conosce qualcheduno, non mi conosce nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Prego, prego. Assolutamente. Sì, deve essere oggettiva, rigorosa, perché se solamente, come dire, io uso il termine spannometrica, fatta a spanne, attenzione, io potrei valutare intuitivamente una cosa, un punto di forza, quando magari se vado a vedere i numeri in relazione alla realtà non è, dice siamo tantissimi, quanti siete? Siamo 100, cioè quant'è Roma? 3 milioni di abitanti, non è un punto di forza, dice se te lo sei immaginato perché vivi nel caseggiato, ecco adesso un esempio un po' per spiegare il concetto. Lo stesso vale per i punti di debolezza, conoscere bene i propri punti di debolezza vuol dire evitare di impiantare o di scegliere delle tecniche di raccolta fondi che invece si devono appoggiare su dei fattori che io non ho. E questo, guardate, tornerà molto semplice capirlo con il crowdfunding, lo dico subito in anticipo. O ne abbiamo una forte propensione e anche dei numeri nel cosiddetto networking sociale, cioè siamo inseriti in molte reti, abbiamo molti contatti, o se no il crowdfunding è l'ultima cosa da scegliere. Prima devo essere forte nel social networking, eccetera, eccetera, e poi posso usare il crowdfunding. Ecco perché l'analisi è buona. Molti quelli che con il crowdfunding si sono fatti non male, malissimo, è perché non hanno capito questo passaggio strategico, cioè non hanno visto se avevano tra i loro punti di forza, quei 3-4 punti di forza senza i quali ti devi difendere dal crowdfunding, non lo devi prendere, anche se il giornale dice che il crowdfunding sarà il futuro. Per il mondo sì, per me no, è una fregatura. Questa deve essere un po' la logica. Analogo discorso è sull'ambiente esterno dove noi andiamo ad analizzare opportunità e minacce. Cioè, ma il mondo fuori che cosa ci offre? Posto un passaggio essenziale, che il mondo fuori non è che ci dà i soldi solamente perché noi siamo bravi a chiederli e quindi diciamo abbiamo una bella offerta da mettere nel mercato, ma perché in qualche modo ha una domanda di donazione, quindi c'è una cultura della donazione, una propensione a sostenere determinate cause piuttosto che altre. È come un mercato, cioè io posso vendere saponi nella misura in cui c'è una domanda dei saponi, se no. Non è come nei film di Totò in cui si dice che il napoletano è in grado di vendere il ghiaccio agli eschimesi. Quello si dice nel film, gli eschimesi il ghiaccio non te lo compra. Ok? E quindi io devo andare a capire il mercato fuori come si sta comportando con tutte le cose che possono influire sul mercato, che adesso insomma non citiamo per brevità. Ora l'analisi dell'ambiente esterno è molto importante per capire anche, a rispondere a una domanda che è strategica, ma quali sono i soggetti nell'ambiente esterno dove io opero che sono, secondo me,
più propensi a darmi soldi e quindi i target della raccolta fondi. Non esiste nel fundraising, come nella comunicazione, un'azione atargettizzata, cioè senza target. Un'azione generale, generica, almeno che non sia il Papa, il Presidente della Repubblica, Obama, è fallimentare. Quindi è importante nella raccolta fondi capire a chi chiedo soldi, e questo a chi chiedo soldi è la risposta alla domanda chi è più propenso, chi ha più probabilità di darmeli. Ok? Anche questo lo troverete molto importante nel crowdfunding. Uno spesso pensa, vado su internet e vado verso il mondo generale, ti stai scavando la fossa, perché invece l'azione deve essere targettizzata all'interno di questo mondo generale. Almeno che non sei, che ne so, la Scala che fa una campagna di raccolta fondi, ammesso che qualcuno ancora crede e abbia fiducia nella Scala, e allora questo può colpire anche gli Stati Uniti d'America, ma insomma sono questi i casi, ok? Quindi qui dentro c'è la scelta dei target. Beh, andiamo in discesa adesso perché logicamente è tutto chiaro. Se io ho risposto alla domanda qual è il mio modello tendenziale di fundraising, cioè qual è il modo con il quale, posto che mi servono 100.000 euro, io li andrò a cercare, allora a questo punto devo fare la pianificazione operativa. Qui c'è il mitico piano di fundraising, quello che dice allora domani faccio questo, questo, questo e questo, che è il frutto del risultato dell'analisi, delle scelte che io faccio con l'analisi. E qui dentro c'è finalmente tutto il contenuto tecnico, c'è il crowdfunding, le lettere a casa, gli eventi, il 5 per 1000 e le milioni di modalità che ci sono per raccogliere, che in qualche modo sono le modalità migliori per raggiungere un determinato target tenendo conto dei miei punti di forza e di debolezza. Quindi la scelta delle tecniche, intuitivamente è chiaro che io la faccio un po' prima, almeno in ipotesi. Ho sentito parlare del crowdfunding, vediamo se facciamo il crowdfunding, questo lo faccio intuitivamente. Però io posso decidere e pianificare solo dopo un'analisi se nell'enorme borsa degli attrezzi del fundraising scegliere il crowdfunding, scegliere le lettere a casa oppure porta a porta. Se ne guardiamo molti casi di campagne fallite di crowdfunding, si capisce al volo che se andavano casa a casa a chiedere soldi avrebbero fatto il triplo. Chi ha fatto fare? E quindi facciamo il piano di fundraising, scegliamo gli strumenti di raccolta fondi, il passaggio 5 va da sé, se io ho un piano lo devo attuare, quindi c'è la parte di implementazione, dove sottolineo solo un aspetto tra i tanti. Il fundraising è un'attività imprenditoriale, imprenditiva diciamo, e come tutte le attività imprenditive ha un forte contenuto di rischio, perché tutte le cose che vi ho nominato fino adesso sono investimenti. Io ho speso soldi, tempo, personale. Se ho deciso di fare le lettere a casa, cioè le spese postali, il pubblicitario che mi fa, il grafico che mi fa la lettera, eccetera, eccetera. Quindi io sto entrando in un, diciamo in un itinerario di attività che ha un rischio imprenditoriale. Potrebbe non andare bene. Quindi il punto 5 è il controllo pedissequo e la valutazione in corso d'opera di quello che sto facendo. Quindi qui dentro il vero strumento che va nominato e senza il quale non si può fare fundraising è monitoraggio. Che guardate bene, a noi italiani ci sta qua, perché noi abbiamo un approccio estetico a fare impresa. A noi ci piace lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ci appassioniamo. Peraltro, attenzione, questa è una caratteristica che ci porta a fare delle imprese fuori dalla grazia di Dio, che nessun altro si potrebbe sognare di fare, soprattutto in campo artistico, artigianale, delle idee, no? E poi noi crediamo alla provvidenza, quindi se siamo appassionati e convinti di quello che stiamo facendo, c'è una provvidenza che ci penserà, non è solo un fatto religioso, ce l'abbiamo proprio nel codice culturale. E il bello è che la provvidenza funziona, ma noi non abbiamo il sistema per controllarla. Io sono convinto di questa è la mia opinione personale, che la provvidenza esiste anche come fatto civico, laico, il problema è che è incontrollabile, mentre invece il fundraising deve essere tutto controllabile. Chi si affida solo alla provvidenza, se va bene gli va strabene, se gli va male gli va stramale. Ecco perché non possiamo affidarci alla provvidenza. E allora qui c'è una cosa noiosa per noi italiani che ha una logica di stupidità pura, fatto non fatto, nei tempi non nei tempi, che vuol dire una riunione pedissequa settimanale in cui controllare. L'hai mandata la lettera Massimo? No, perché non l'hai mandata, brutto cretino? Perché ci mancano i francobolli, si arriva al problema, si risolve e si valuta che cosa sta succedendo. Perché il fundraising, come il marketing e come gran parte delle attività imprenditive, procede con un unico metodo, per prove ed errori. Non esiste un altro metodo, nessuno ha la palla di vetro.
se sono Telethon e sto facendo da 20 anni la maratona televisiva, ho molti elementi per sapere più o meno come andrà a finire, e ciò nonostante devo fare un attento monitoraggio. Ma se sono, come l'80% delle organizzazioni non profit italiane, una situazione complessivamente di start-up del fundraising, io non ho neanche precedenti di quali sono le mie performance. Quindi a maggior ragione o controllo pedissequamente, o se no è come un'automobile che mando 200 all'ora, potrebbe esserci un muro nel quale mi schianto e mi faccio veramente male. A tale proposito conviene, no, fermare la macchina e non fare fundraising. Fundraising non è obbligatorio farlo. Punto 6, che è tanto importante quanto la raccolta di fondi, è la gestione del follow-up, di quello che succede dopo il momento in cui ci hanno dato i soldi. A parte la valutazione di cui abbiamo già parlato, ma qui parliamo evidentemente di valutazione finale, cioè cerchiamo di capire che cosa è successo economicamente, ma non solo economicamente. Dobbiamo capire se il nostro potenziale di raccolta fondi è aumentato. Io potrei aver fatto pochi soldi, attenzione, ma potrei aver accumulato in questo giro di ciclo dei punti di forza che prima non avevo. Tipo, non mi conosceva nessuno, ho fatto una campagna di raccolta fondi, ho speso 100 e guadagnato 100, mazza che è successo. No, aspetta, adesso però se esco fuori a Lecce per strada chiedo, ma hai sentito parlare di soccorso legale? E come no, sì, certo. E beh, questo è un potenziale enorme per il prossimo giro, io avrò dei numeri sicuramente migliori. Quindi attenzione alla valutazione non economica. A tale proposito, il ciclo serve a portare a casa sempre tre cose, quindi tre cose vanno valutate. I soldi, ci mancherebbe, quindi tutta la valutazione economica, costi, ricavi, eccetera, eccetera. I contatti e le relazioni, qui dentro c'è un mito del fundraising, il database, cioè tutto ciò che l'organizzazione ha costruito e le sue persone hanno costruito come relazione, deve andare a finire in un serbatoio che sono poi dopo i target della raccolta fondi. Tenete conto che la relazione produce fiducia, questo non è che lo insegna il fundraiser, lo insegna la vita, anzi, la parola fiducia ha la sua radice latina in fides, fideis, che vuol dire nodo. Quindi la fiducia è un prodotto materiale di un fatto sociale che è la relazione. Non è un fatto filosofico la fiducia, almeno in questa accezione. Quindi senza fiducia i mercati non funzionano. Il fundraising è un mercato in cui gli scambi avvengono con soggetti che hanno fiducia di qualcun altro. Se no non avvengono. È tradotto in parole povere. Noi ormai più o meno diciamo che ci conosciamo. Diciamo che ci conosciamo da un anno, va? Che io chiedo soldi a voi e voi me li date, ha una probabilità 10. Che io vado fuori qui e chiedo soldi, ha una probabilità 0,0001%. Quindi se io ho conquistato voi come relazioni, per me è un potenziale enorme di raccolta fondi. Poi mi manderete a quel paese per altre ragioni, però ho molte più probabilità di ottenere soldi da voi piuttosto che da qualcuno qua fuori. E la terza cosa che porto a casa sono competenze, anzi knowledge, diciamolo all'inglese, perché non è una conoscenza così astratta, è proprio la capacità di fare le cose, la capacità di possedere e gestire dati e informazioni che sono indispensabili per stare sui mercati. Guardate, il caso dei fondi europei, tutte le organizzazioni non profit hanno milioni di progetti da rivolgere al mondo dei fondi europei, perché non riusciamo a prendere tutti quei soldi, a parte il sistema italiano di accesso, che è un problema politico, è perché devi, per stare all'interno del mercato dei fondi europei devi avere talmente tante conoscenze in senso tecnico che non ce la fai. Quindi non è che ti manca la progettualità, neanche la voglia di fare. Ti manca il controllo delle conoscenze chiave per poter accedere ai fondi europei. Se qualcuno di voi fa l'esperimento di mettersi sul sito www.eu eccetera eccetera e incomincia a vedere qualche bando, alla terza pagina si schianta sul tavolo per eccesso di conoscenze, dati, muore prima. Ed è quella, quindi il vero fattore, dice, perché la mia organizzazione non riesce a prendere fondi europei, perché sono sfigato, perché l'Italia è tutto un magna magna. No, perché ti manca il knowledge management, cioè ti manca la gestione delle conoscenze chiave. Ok? Ultimissima cosa, noi con la raccolta fondi portiamo a casa denaro, ma attenzione, quello lo mettiamo in cassa, portiamo a casa donatori, e quello è patrimonio, si mette in banca, quello produce. Quindi, cosa che noi in Italia facciamo molto male, dobbiamo mantenerci i donatori. È quello che fa qualunque commerciante che sa che il suo negozio funzionerà se vende tot pezzi, ma soprattutto se ha tot clienti.
E quindi, prego, prego. E certo, perché il cliente stipula in qualche modo un patto, almeno che io non gli do la mortadella variata, quello rimane da me. Però, e quindi io nel primo anno che cosa faccio? Certo, sto attento alla cassa perché voglio vendere una tonnellata di mortadella, almeno recuperando il costo d'acquisto della mortadella, ma per me la vera sfida, se è il primo anno che apro il negozio, è che io alla fine ho 100 clienti, perché so che il mio negozio, se ha meno di 100 clienti, non sarà sostenibile. Quindi io porto a casa soldi e donatori, e il donatore bisogna mantenerselo, quindi è oggetto di un investimento, di un'attività specifica. Se c'è un rischio nel crowdfunding è che sia sempre un'idea che questa folla, perché crowd vuol dire folla, poi adesso ci arriviamo al crowdfunding, che questa folla sia sempre impersonale, cioè che non si traduca in individui che abbiano un rapporto diretto. È questo enorme mondo di internet in cui le folle, la comunità si muove, però è impersonale. Infatti nelle operazioni di crowdfunding quasi nessuno sta attento al follow up, cioè a dire chi mi ha dato i soldi, lo porto a casa. Ma no, perché è come andare a un concerto, è un casino, una folla di persone, cioè come faccio, diciamo, a gestirla? Invece no, perché a me trovare un donatore mi costa l'ira di Dio. Se me lo perdo, ho perso tutto l'investimento. E allora qui c'è una parola chiave che è fidelizzazione, rendere fedele nel tempo il donatore. Un donatore fedele nel tempo, a parte che produce più soldi, ma è uno dei motivi principali di sostenibilità. Io lo posso mettere a bilancio preventivo, soprattutto il donatore individuale. Avere una base di 1000 donatori stabili che più o meno ogni anno mi dona, poi fisiologicamente una parte la perderò, diciamo l'80% mi dona. Guardate, è l'unica cosa che oggi posso mettere tranquillo a bilancio preventivo. I fondi pubblici a bilancio preventivo non li posso mettere più, perché è capace pure che me li danno, però me li danno 24 mesi dopo, quindi a un livello di cassa, magari a un livello di economia va bene, a un livello di finanza è una tragedia. Le aziende sì, ti sponsorizzano quest'anno, ma non ti firmano un contratto e ti sponsorizzano l'anno dopo. Le fondazioni ti finanziano un progetto un anno, un secondo anno, dopodiché è molto difficile che ti continuino a finanziare, perché cercano di moltiplicare i propri interlocutori. Il donatore individuale fedele è quello che tu metti a bilancio preventivo. Quindi lo devi fidelizzare con una doppia logica: rinnovo, ridammi i soldi un'altra volta, e incremento, cioè dammene di più, posto che un donatore, diciamo da 100 euro, non è detto che entra nell'organizzazione subito con una donazione da 100 euro, è come una partita a poker. Aspetta, prima c'è il chip, giochiamo? Giochiamo. Poi distribuiamo le carte, guardiamo che carte abbiamo, se si può aprire ci mettiamo qualche cos'altro. Se poi la partita è interessante, rilanciamo e arriveremo al livello che ognuno sta per ragioni economiche e di quant'altro. E sono io che ce lo devo portare. Non è che posso aspettare che l'altro si faccia le domande dicendo ma quanto gli devo dare a questa organizzazione? Anzi, il fundraising, il fundraising a differenza della carità non può essere mai a vostro buon cuore, perché è collegata a un fabbisogno che è legato al fatto che io voglio fare quel progetto. Quindi è tutto molto tariffato, sono io che devo dire a te quanto mi dai, poi è chiaro che non te lascio solo una chance, però devo farti capire che quei soldi lì che ti sto chiedendo producono questo, molto diverso dalla carità. Nella carità mi svuoto le tasche, oppure dipende da me, da quanto ho i sensi di colpa. Poi che cosa ci fa il poveretto al quale ho dato i soldi? Al limite non me ne frega niente. Quando si fa la carità spesso si usa questo luogo comune, non gli dai i soldi a quello che se li va tutti a bere, cioè, ma che me frega, a me mi serve per conquistarmi un posto in paradiso, quello facesse quello che gli pare, cioè, sarebbe la risposta di un cinico fedele, diciamo, ok? Perché è la carità, se no che carità è? Se no allora gli voglio fare assistenza, lo voglio recuperare, ma allora lo faccio con un'organizzazione non profit, un progetto, mi serve tot e rientriamo nel contesto del fundraising. Vi torna? Bene signori, voi dite, ma non eravamo venuti qua per il crowdfunding? Sì, però adesso il crowdfunding è, diciamo, un arto di un organismo che prima dovevamo raccontare. Abbiamo raccontato l'organismo, adesso parliamo di un pezzo particolarmente importante e anche molto di moda e per delle giustificate ragioni. Allora, vi dico subito che di oggi ho pensato più a dirvi delle cose e domani ho pensato più magari a muovere le mani su un progetto, se voi siete d'accordo. Tanto dovrete trovare soldi per
soccorso legale. Ne scegliamo un progetto e cerchiamo di capire a quali condizioni quel progetto è bancabile con il crowdfunding. Ok? Va bene? Ottimo. Quindi oggi vi tedio un pochino di più di parole. Venduto? Ottimo. Ottimo. A posto. Molto bene. Allora, diamo un minimo una definizione di crowdfunding. Questa è la definizione corrente più diffusa, ormai la si trova pure su Wikipedia. Il crowdfunding, che è crowdfolla più funding, finanziamento, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. Quindi diciamo che gli attori in campo sono una folla, che noi chiamiamo gruppi di persone, poi vi ho già detto che poi dentro saranno determinati target, ma questa è una scelta metodologica, però una folla, e dall'altra parte qualcuno che propone qualche cosa, che sia un'organizzazione o anche una persona. È un processo di finanziamento evidentemente dal basso, perché è folla, quindi la spinta viene dal basso, che mobilita persone e risorse. Quindi tutto questo ambaradam non si mobilitano solo risorse, soldi, si mobilitano persone. E adesso spieghiamo perché. Accanto al crowdfunding c'è un fenomeno che è cugino, anzi quasi fratello, che ha però delle sue specificità e che si chiama personal fundraising. Spesso poi li troviamo anche unite. Il personal fundraising è la possibilità, attraverso gli strumenti del social networking, quindi della gestione di rete sociali, di trasformare ogni donatore di soldi o di tempo, quindi il volontario oppure il donatore, in un raccoglitore di fondi, in un fundraiser, senza intermediari, con modalità più o meno decentrate e in maniera assolutamente trasparente. Quindi all'interno di questo fenomeno che è il crowdfunding, in cui persone e organizzazioni lanciano un input, un progetto e una folla con determinati meccanismi aderisce con un movimento dal basso, e quindi una folla di donatori, si inserisce un ulteriore fenomeno in cui in questa folla vede non solo donatori ma raccoglitori di fondi che si attivano per l'organizzazione o per le persone che li stanno richiedendo. Vi è chiara questa aggiunta? Quindi diciamo che io nel crowdfunding vengo da voi e dico: c'ho un progetto meraviglioso, sto facendo Mappiamo, mi date i soldi? Nel personal fundraising, in questa dinamica aggiungo una cosa: sto facendo Mappiamo, se lo condividete, vi date da fare pure voi per raccogliere fondi per Mappiamo? Questa è l'unica differenza, ok? Bene, fate le opportune definizioni. E visto che si parla di questo crowdfunding come una cosa magica, eccezionale, pim pum pam, eccetera, eccetera, noi ci domandiamo: ma questo successo del crowdfunding a che cosa è legato? È legato al potere di internet? È legato al tipo di cause che noi sosteniamo, cioè al progetto che proponiamo? È legato al fatto che si muovono delle persone famose, perché in alcuni casi vediamo che nel crowdfunding c'è un grande attore, un grande regista, un testimone importante. Nel personal fundraising spesso vediamo degli sportivi che dicono: io faccio questa gara qui, se vinco però voglio sostenere, quindi ognuno di voi se punta su di me sosteniamo questa causa. Quindi ci potrebbe essere anche la persona famosa, può darsi, anzi è sicuro che è anche un insieme di queste cose, ma questo è l'aspetto strumentale. Ma non è esclusivo. Internet complessivamente, i fenomeni di comunicazione e networking che internet genera, è uno strumento. Non è che internet convoca in sé. Allora, lo dico in parole molto più semplici e chiare. Ok, c'è internet. Internet ha una capacità attrattiva. E quindi questa capacità attrattiva, io ci metto dentro una richiesta di fondi e mi arriveranno un sacco di soldi. Ma non è che la mattina noi ci svegliamo e, fatta la colazione, diciamo: fammi andare un attimo su internet a vedere oggi per che cosa dono. Cioè mi collego alla piattaforma Produzioni dal Basso, oggi c'è questo, che figo, dono per questo. Non è internet il movente. Internet è uno straordinario sistema in cui alcuni meccanismi viaggiano a costo zero e con risultati, se io conosco il meccanismo, eccezionali. Ma non convoca in sé. Richiamo alla vostra memoria, anche se è un po' volgare, ma veramente spiega questo concetto,
uno sketch di Corrado Guzzanti che tempo fa, parlando del potere di internet, diceva così: pensate, io con internet posso collegarmi con un aborigeno dall'altra parte del mondo e dialogare in tempo diretto e scambiare informazioni, ma la vera questione è: aborigeno, io e te, ma che cazzo se dovemo dire? Quindi c'è dentro altri fattori che generano la comunicazione, il networking e altro. Certo, in uno strumento che è fantastico, perché è l'unico che mi permette di entrare in contatto con l'aborigeno in questa modalità, ok? Quindi è lecita la domanda, ma a un livello più profondo, meno tecnico, meno strumentale, cosa muove le persone ad attivarsi direttamente in una raccolta di fondi, posto che internet di per sé non è sufficiente? E andiamo a vedere. E qui parliamo delle caratteristiche, ci metto le virgolette, visto che c'è una sociologa, sociologiche del crowdfunding, e qui hai libertà di sparare a vista, tranquillamente, non ci sono problemi. Se lo sapevo prima, levavo tutti i riferimenti alla sociologia. Scherzo, sto scherzando. Allora, un primo grande fenomeno, trend, di cui noi dobbiamo tenere conto è questo. I processi di critica e di minimizzazione delle istituzioni. Noi siamo in una fase della nostra storia individuale di persone fortemente deistituzionalizzante, aistituzionalizzante. Cioè, volentieri ci vorremmo liberare di un bel po' di istituzioni. Attenzione, non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le istituzioni sociali. Un po' come un adolescente avanzato a un certo punto si può liberare dell'istituzione famiglia. Ecco, va bene? Le organizzazioni non profit sono istituzioni. Qui dentro c'è un grande fenomeno, il vecchio associazionismo tradizionale, entriamo tutti in associazioni, facciamo parte tutti di una grande istituzione sociale. È un fenomeno in crisi. L'istituzione sociale parrocchia con il suo oratorio è un'istituzione in crisi, ma al di là della bontà o cattiveria del parroco o dell'associazione, perché questo mondo, no, questa socialità, volentieri, e anche perché ha degli strumenti per farlo, può aggirare, evitare, liberarsi da un intermediario che sono i sistemi istituzionali. Adesso li estremizzo le cose, non sono così semplici, però è un forte trend. Due, e questo è veramente sociologia ampiamente studiata da almeno 40 anni, 50 forse, l'aumento enorme di soggettività degli individui, che è legato al maggiore tasso di informazione, di conoscenza, di studio, mobilità, ho visto più mondo, il nostro cervello è cresciuto, quindi abbiamo una capacità di gestire informazioni, dati, e quindi l'intenzionalità che tutto ciò produce, che ci rende un soggetto particolarmente, come dire, forte. E prima l'individuo era una bestia. Mettiamola così. E quindi, attenzione, l'individuo tende a muoversi, essendo carico di questa grande soggettività, tende a muoversi anche individualmente, per carità, in dinamiche sociali, tutto quello che volete, ma in maniera meno mediata. Terzo, un fenomeno, è quello della solidarietà a distanza, rispetto a società, diciamo, tendenzialmente premoderne, in cui la solidarietà era la solidarietà tra i vicini o tra categorie di persone analoghe, la solidarietà degli operai contro il padronato, la solidarietà di un posto, di una cittadina, di un campanile contro l'altro campanile appena 20 metri da me perché so dell'altro paese, potessero morire tutti, eccetera. Mentre invece anche qui la società moderna permette fenomeni di solidarietà a distanza, per esempio notati soprattutto nelle dinamiche di genere. Noi per esempio che facciamo fundraising sappiamo che le donne sono molto più generose, ma sappiamo anche che vivono particolarmente questo senso di solidarietà a distanza. Se dall'altra parte del mondo stanno toccando un'altra donna che fa parte del mio genere, io non l'ho mai vista in faccia, non so perché, per come, ma non vi permettete di toccarla. Questa è solidarietà a distanza di genere, adesso lo dico senza che spieghiamo. Quattro, il social, questo peraltro è possibile anche grazie e soprattutto a una forte infrastrutturazione sociale che è data dal non profit, per cui io in Italia più facilmente, questo 50 anni fa non ce l'avevo, 100 anni fa non ce l'avevo, mi occupo del CIAPAS, non ho problemi. Quindi proprio materialmente io posso promuovere all'interno di un paese in Italia un sistema di solidarietà per il CIAPAS. Prima non era possibile, ma che esiste il CIAPAS? Ma dove sta il CIAPAS? Quindi è anche un fatto materiale, non è solo un fatto di etica condivisa. Il social networking,
attenzione, non solo quello online, perché spesso quando si dice social network si pensa a Facebook, certo, Facebook è una piattaforma di social network, ma il social networking, cioè il fatto di costruire, sviluppare, vivere, aderire all'interno di reti, è un fatto antico quanto la comunità umana. Quindi è soprattutto un fenomeno offline, ok? Se fosse solo online sarebbe una mezza fregatura, a mio modesto avviso. E il social networking, cioè il fatto di far parte di reti e di vivere e scambiare all'interno di reti sociali, è parte integrante dell'identità sociale degli individui, cosa che non era proprio tanto prima. Cioè io sono Massimo Guencagni, nella misura in cui sono fatto così io la mia professione, tutte le cose che noi mettiamo nella nostra identità, incluso il fatto che appartengo a reti. Qui dietro poi c'è una regola, che veramente non è che ci inventiamo noi, ma neanche la sociologia, una regola matematica, che noi in massimo sei passaggi, la regola dei sei gradi, in massimo sei passaggi arriviamo dovunque. Con che cosa? Con le relazioni che il mondo ha costruito nella comunità. Cioè io al massimo sei passaggi arrivo da Obama. Ma non Obama, è il meccanico di Obama, perché la lontananza non è solo perché Obama è importante, io non conto niente, è una lontananza geografica, sociale, istituzionale, di diverso genere. Quindi è per me difficile arrivare anche dal meccanico di Obama. Ma se io guardo, perché poi alla fine la regola è questa, la mia rubrica dei contatti, lì dentro c'è un contatto che ha contatto con un altro e in massimo sei passaggi alla fine sto in una rubrica in cui c'è Obama. È chiaro quindi che questo social networking ha un impatto, diciamo, sulla comunità mondiale enorme, quindi mi permette di arrivare, di stringere interessi, di avere relazioni con grande facilità con tutto il mondo, e questo fa parte della mia identità. Quindi potremmo dire che oggi un uomo è senza identità, e quindi senza identità ci si può anche suicidare, nella misura in cui è fuori da qualunque dinamica di rete, cosa che forse 50-60 anni fa non si diceva. 5. Qui veniamo più vicino a casa del fundraising, ma è sempre sociologia, la donazione è una forma dell'azione sociale e non il suo sostituto. Ecco, su questo vado più tranquillo e sicuro, perché? Perché è una materia che ho studiato molto. Si è sempre detto nel fundraising, un vecchio schema di società, ricchi, poveri, eccetera, eccetera, molto semplificato, che il donatore dona i soldi. Perché? Perché in verità Berti è molto impegnato socialmente, c'è una causa sociale, si è vocato a questa causa, per cui non pensa solo al denaro, fa lavoro volontario, cioè meno male che c'è Berti che è un santo, perché Massimo invece, pur condividendo quella causa, c'ho famiglia, c'ho lavoro, non mi posso impegnare, allora che faccio? Io dono i soldi e sostituisco con la donazione l'impegno sociale. Questo era il vecchio schema, per cui c'era una regola nel fundraising: non chiedere soldi ai volontari perché stanno facendo impegno sociale e non chiedere volontariato ai donatori perché stanno sostituendo l'azione sociale, quindi ti risponderanno sempre di no. Non c'è più grande fesseria al mondo. Perché invece la donazione, almeno nell'era moderna, la donazione è uno dei possibili atti che un essere umano può fare se vuole affrontare un itinerario di attivazione sociale. C'è questo, c'è il volontariato, c'è anche la like su Facebook, che secondo me è proprio il minimo, va bene? Vale quanto zero. E ci possono essere milioni di opportunità. E quindi a volte invece il donatore sta donando, e probabilmente la sua vocazione, invece di ritirarsi dall'azione sociale, è proprio di dire io vorrei fare azione sociale, e per fare azione sociale la prima cosa che mi capita da fare è donare. Attenzione che questo porta il fundraising in una dinamica di attivazione sociale, non di disimpegno, come era invece nello schema prima, ma anche nei ricchi si diceva così. Rockefeller fa il business, fa i soldi, fa il ricco, poi a un certo punto scarica un po' di questa ricchezza a chi, grazie al cielo, si occupa dei poveri. Questo era lo schema. Oggi neanche il grande donatore è più così. Cioè, no, io ci metto i soldi, ma ci voglio mettere il naso, mi voglio attivare, voglio contribuire a cambiare il mondo. È proprio diversa la dinamica. 6. Eliminare le intermediazioni tra beneficiari e donazioni, che è cugino del punto 5 e anche del punto 1, bypassare le istituzioni. Questo è molto importante per il crowdfunding, perché le folle sono sempre esistite.
ma le folle con un'intenzionalità di andare a produrre direttamente un cambiamento è un fenomeno nuovo. Prima esistevano le istituzioni di mediazione, vogliamo cambiare il mondo e lo facciamo col grande partito comunista. Adesso invece se c'è una linea diretta, democrazia diretta, cittadinanza attiva, azione diretta, partecipazione dal basso, adesso sto dicendo tutti le frasi che identificano questa cosa, ma le troviamo per esempio tantissimo anche nell'impresa. Come vedremo, un pezzo del crowdfunding non è legato tanto alle donazioni, che io accentuo di più, ma è legato per esempio all'investire in una buona idea imprenditoriale. Ma attenzione, anche lì c'è questo sesto fenomeno fondamentale. Non lo faccio con i grandi centri e istituzioni di controllo degli investimenti, no, lo faccio diretto. E magari facendolo diretto entro in contatto e quindi controllo meglio, ma mi posso anche integrare in un concetto largamente condiviso di crowdsourcing, cioè di una folla che è fonte di conoscenze, know-how, tecnologie, impegno, perché crowdfunding viene sempre da un punto di vista sociale in un contesto in cui già esisteva il crowdsourcing, sia sulle questioni legate allo sviluppo di programmi, ma crowdsourcing in assoluto. Allora attenzione che quindi questa non è solo una questione che riguarda il sociale, riguarda per esempio esattamente la creazione di nuova impresa, laddove sono proprio le istituzioni che magari come paradosso hanno posto più ostacoli allo sviluppo dell'intelligenza, dell'imprenditorialità umana che facilitazioni. Per cui sai che c'è di nuovo grandi potenti delle banche, questa cosa ce la facciamo per fatti nostri. Io dico che una cosa come Wikipedia non si sarebbe mai potuta fare a un livello industriale, a parte per ragioni tecniche, perché è evidentemente legata a una dimensione in cui c'è un'azione diretta, in questo caso è la messa a disposizione di conoscenze in una comunità collaborativa, cioè tutte cose che sono fuori dalla grazia di Dio, un sistema fortemente istituzionalizzato. Così come vediamo nel crowdfunding bellissime imprese nel quale nessuno avrebbe mai creduto perché fuoriescono dai canoni di un controllo istituzionale. Quindi attenzione che dietro il fenomeno che poi è mi dai i soldi per questa cosa, ci sono dei fenomeni sociali più profondi che in qualche modo hanno reso possibile in questi ultimi 10 anni l'emergere del crowdfunding, che quindi non è un'invenzione, non è solo un'invenzione tecnica. Cioè nessuno più di tanto si è messo a tavolino a studiare un meccanismo tecnico, è veramente un movimento della folla che ha forti radici sociali, sui quali qualcuno intelligentemente ha creato dei sistemi per gestirlo in maniera utile. Ma nessuno si è inventato il fenomeno sociale, si è inventato la piattaforma che funziona così per sfruttare in senso buono queste grandi dinamiche sociali. Se non c'erano queste, il crowdfunding non esisteva. Ok? Questa è filosofia, quindi la finisco qua. Noi con questo non è che ci facciamo una buona campagna di crowdfunding, però se abbiamo questa consapevolezza, sappiamo su quali fenomeni profondi noi comunque dobbiamo agire o di cui dobbiamo tenere conto. Vi faccio un esempio fra tutti, se io mi presento su una piattaforma di crowdfunding con un forte peso dell'organizzazione fortemente istituzionalizzata, anzi se sono una forte organizzazione già molto conosciuta, Medici Senza Frontiere, io sul crowdfunding è meglio che non ci vado, e infatti Medici Senza Frontiere sul crowdfunding non ci sta perché sono intelligenti, lo sanno. Ci dovrei stare con un'altra modalità, ci dovrei eventualmente stare come quel gruppo di volontari che opera direttamente in Zaire, adesso dico la prima cosa che viene, e che più che essere Medici Senza Frontiere sono Massimo Coincagli, Maria Rossi, cioè devo essere anti-istituzionale, devo minimizzarla l'istituzione, perché la persona più attenta a questo meccanismo, soprattutto su internet con questi meccanismi, vuole evitare di mettere soldi in un'organizzazione, vuole agire direttamente, anzi è molto meglio che io li do a Massimo, perché Massimo sta in Zaire, sta accanto a Abdullah, ok, che poi è il beneficiario della mia azione. Ma lo stesso potrei dire l'imprenditore, io non voglio mettere i soldi in una banca che poi mi produce con la Banca Mondiale, no, Berti vuole fare quel progetto, a me mi conviene molto di più andare direttamente, ci metto una quota, lo tratto, lo controllo, se è fregato i soldi, invece va a mangiare fuori, invece di investire dentro, a mappiamo, lo ammazzo, lo vuoi mettere? È infatti uno degli ostacoli alla parte, diciamo, equity, cioè legato agli investimenti nel crowdfunding, l'hanno messa esattamente gli stati, per delle buone ragioni, per l'amor di Dio, perché delle regole ci vogliono, ma anche perché questo qui è un attacco frontale a tutto il sistema. E non sto facendo né una valutazione politica né etica, proprio lo sto facendo meramente tecnico-istituzionale.
cioè sconvolge completamente quel meccanismo. Beh, se vi sto tediando ditemelo, eh? Prima del crowdfunding, quindi in un'organizzazione consapevoli di queste dinamiche sociali, che cosa c'è? Beh, ci sono una serie di cose a prescindere, come direbbe Totò, dalla promozione all'informazione verso i donatori. Noi siamo abituati, per esempio, a nel fundraising ad accentuare nella comunicazione molto la promozione. Ok? Cioè in primis la promozione, devo promuovere il mio progetto affinché mi diano i soldi. Mentre invece in questo contesto l'informazione, cioè un qualche cosa che basicamente faccia sapere che cosa succede, è importantissima, molto più della promozione. Due, l'organizzazione come attivatore sociale degli individui e non come unico attore sociale. Questo schema per cui sono io che agisco e tu mi aiuti, è sostanzialmente, voglio dire che deve saltare, deve essere superato, perché sennò il mondo del crowdfunding tende un pochino a respingere. Terzo, l'organizzazione come comunicatore, quindi non solo informazioni, ma comunicare la realtà. Qui dentro c'è una parola chiave che è storytelling, raccontare storie, che detta così sembra molto, come dire, romanzare la realtà, in verità no, è diversa, è raccontare la realtà attraverso storie, che è un genere letterario che il mondo, la folla, vuole, perché è la chiave di comprensione della realtà, non bastano i dati e le informazioni, l'abbiamo detto, no? Non basta la promozione, dagli a me perché io sono bravo, perché sono buono, eccetera, eccetera, ma serve raccontare che cosa succede nella realtà. Quattro, essere una casa dove poter soddisfare il bisogno di azione sociale. Se è vero che questa folla, almeno una parte di questa folla, partecipa non per sostituire l'azione sociale ma perché la cerca, le organizzazioni, attenzione, devono sempre di più essere delle case con le porte aperte in cui dice tu vuoi agire, vieni. Guardate che non è così, tendenzialmente le organizzazioni, al di là dei pronunciamenti in un convegno in cui dice sì, venite, agiamo insieme, poi invece le porte le trovi sempre chiuse. Noi per esempio abbiamo studiato in Italia, lo sappiamo, che il problema non è che la gente non vuole fare volontariato, il problema è che tutti quelli che vogliono fare volontariato dopo 2 mesi di esperienza se ne vogliono andare, non tutti, adesso tutti esagero, ma una buona fetta se ne va perché le organizzazioni non sono realmente aperte. Guardate, anche per giustificati motivi, perché gestire un volontario è una rogna pazzesca. Però attenzione che il mondo sta cercando un'altra cosa. Da noi prima cercava un santo che si occupasse di problemi, adesso cerca un posto dove agire. E guardate che i posti dove agire purtroppo vengono meno. 30 anni fa lo erano i partiti, non lo sono più. Lo erano gli oratori delle parrocchie, non lo sono più. Le erano le grandi associazioni come ACLI e ARCI, veramente splendide esperienze della democrazia italiana, ma insomma vedono ogni anno assottigliarsi gli associati. E quindi la gente non sa più dove andare a fare azione sociale. Dall'altra parte, perché per esempio scoppiano senza nessuna promozione, senza nessun investimento gli orti sociali? Magari a Lecce non esistono, non lo so, esistono? A Roma stanno sorgendo come funghi, ma questi veramente stanno sorgendo, nessuno ha dato un input. Sono tutti posti in cui secondo me la gente, poi recuperando i suoi interessi, le sue aspirazioni, trova un posto in cui si fa, ci si mette insieme, si va al comune, si chiede ma dammi quell'area, tutta azione sociale. I GAS, i gruppi di acquisto solidale, chiaro sono legati al fatto che voglio fare la spesa meglio eccetera, ma sono luoghi di azione sociale, cioè se io faccio un GAS non ho più bisogno di andare all'oratorio. Non perché sia più importante dell'impegno religioso, nel senso che quel quantum, è come, guardate, come l'educazione fisica, io ogni giornata devo fare 2 ore di attività fisica. Diciamo che questo tipo di uomo che ti sto disegnando ogni 2 ore della giornata deve fare azione sociale. Se la fa nell'orto del quartiere, non c'è bisogno che la fa da un'altra parte. Non so se mi sono spiegato. Benissimo. 5. Fine della tripartizione, già l'ho detto, donatori, organizzazioni e beneficiari, anzi è sempre più un'unica community in cui massimo donatore, l'organizzazione che è intermediario e Abdullah che è il beneficiario, siamo un'unica comunità. E 6, le organizzazioni devono essere social, e lo metto diciamo in corsivo, social non solo online, a stare meglio su Facebook, sui canali social online eccetera eccetera, assolutamente indispensabile, ma bisogna essere social anche offline, cioè in cui
Oppila. Chiedo scusa, no, è che ho messo le mani qui e quindi ho sparato un colpo di tosse sul microfono. Chiedo scusa anche agli ascoltatori in streaming, ammesso che ci sia. Ma deve essere social nel senso che le relazioni, la cura, la costruzione delle relazioni è importante quanto la mission, è importante quanto la missione. Se non si capisce questo processo, signori miei, non c'è crowdfunding che tenga, cioè è inutile che ci stiamo a impiccare lì nel gestire un sito, un controsito e quant'altro. Bene. Diamo l'ultima ammazzata al crowdfunding prima di parlarne bene, una o due ammazzate, i falsi miti del crowdfunding, perché poi noi comunque, siccome siamo fundraiser e dobbiamo portare i soldi a casa, dobbiamo stare molto attenti a quello che è un aspetto economico. Produce o non produce, al di là di quello che si dice? Allora, in Italia non esiste una ricerca sistematica in questo, ma siccome io vivo in questo settore da 30 anni non credo di allontanarmi molto dalla realtà con questa stima, oggi tutta la partita crowdfunding, se pesa lo 0,5% di tutta la raccolta fondi da privati, è grasso che cola. Quindi diamogli il giusto peso. Non potrà che crescere, ha delle potenzialità enormi, ha delle caratteristiche meravigliose che altre tecnologie non hanno, ma oggi, siccome il mio problema è portare 100 euro a casa dell'organizzazione, in linea di massima, col crowdfunding ci faccio 5 euro, no, 50 centesimi, ok? Adesso forse sto estremizzando, ve ne chiedo scusa, però il peso più o meno è quello, non è il 20, non è il 30, non è neanche il 10%, ma neanche il 5, è sotto il 5% sicuro, garantito. Internet è la soluzione dei nostri problemi, nel senso che ci pensa lui. Ritorniamo a Corrado Guzzanti, basta che io pim pum pam eccetera. Nessuno la mattina si sveglia per andare a vedere chi donare. Terzo luogo comune, il mezzo è più importante dei contenuti. E qui attenzione, andiamo a scomodare un grande, Marshall McLuhan, comunicatore, scienziato delle comunicazioni, che disse una cosa che ha sconvolto il mondo delle comunicazioni: il mezzo è il messaggio. Bellissimo. Ma attenzione, tutti nel dire questa cosa qui pensano che Marshall McLuhan diceva una cosa positiva. No, lui faceva un dato di fatto e anzi diceva attenzione al paradosso di tutto ciò, perché che il mezzo si sostituisce al contenuto è un paradosso. Dopodiché, capito il potenziale che i mezzi hanno, lo gestisco, ma di per sé non è né un fatto positivo né negativo. Però perché cito questo discorso qua? Perché poi se vado a vedere grandi campagne che hanno funzionato sì perché il mezzo era buono, internet ed era stato usato bene, ma hanno funzionato anche per il contenuto. E qui cito una cosa che non so se avete mai sentito, la campagna di crowdfunding Casereccio, perché è un crowdfunding casereccio da un punto di vista tecnico, per l'acquisto dell'isola di Poveglia. Ne avete mai sentito parlare? Isola di Poveglia. L'isola di Poveglia è un isolotto della Laguna Veneta che, come è successo in tanti altri casi, il comune di Venezia dice sai che famo? Lo vendiamo e famo cassa. E indice un'asta, sapendo già che a quest'asta c'era uno che era pronto a intervenire, poi ci avrebbe fatto un hotel, che cosa ne so. Allora un gruppo di cittadini, ma tipo 15, 20, qualcosa del genere, di Venezia e Mestre, diciamo non basta, ci abbiamo il lido di Venezia con grandi hotel, resort, eccetera, stanno fallendo tutti. E poi basta di depredare il nostro patrimonio così, ci faranno l'ennesimo mostro, l'ennesima cosa. No, non va bene. Vabbè, sti 15-20 cittadini che vuoi che ti fanno? Dice no, alla gara partecipiamo pure noi e ce la compriamo. Cioè come lo fai? Non lo so, però lo facciamo. E questa cosa qui, da un quartiere di Venezia, da una sala sgarrupata in cui hanno fatto la prima riunione, è rimbalzata in tutto il mondo, senza che loro neanche si erano preparati a gestire la complessità di questa cosa qua, e ha raccolto in un mese e pochi giorni 500.000 euro. Cioè, ma c'avevano una piattaforma di crowdfunding da paura? No, dopo due settimane hanno detto, oddio, adesso dove facciamo circolare sti soldi? Dopo due settimane si accorgono, la Germania è piena di donatori che vogliono donare per comprare l'isola di Poveglia. Oddio, non abbiamo neanche la pagina in tedesco. E quindi, grazie al cielo, azione sociale, pronto, io so il tedesco, datemi il testo in italiano, lo traduco, facciamo la pagina Facebook in tedesco. Pronto, sto negli Stati Uniti, anzi, pronto, io sono negli Stati Uniti d'America, io sono di origine italiana, dai, forza, facciamola anche qui negli Stati Uniti. 500.000 euro.
Peraltro il sistema è molto carino perché è vero, non sono donazioni, sono quote di acquisto di Poveglia di 99 euro ciascuna. Se l'operazione si riesce a vincere, quelli vanno a finire nelle casse del Comune di Venezia e io, perché io l'ho sottoscritta, divento proprietario di un pezzo per 99 anni di Poveglia. Se invece l'operazione per qualunque ragione fallisce, mi restituiscono i 99 euro, quindi pulita eccetera. Dopo questa attivazione hanno fatto la prima assemblea dei, diciamo, proprietari, dei candidati proprietari di Poveglia per dire che ne facciamo dell'isola. A Venezia il 2 giugno sono venuti dalla Germania con i camper, da Roma con i traghetti, io pure dico se non avevo un impegno di lavoro il 3 giugno, perché il 2 dovevo finire delle cose, ci sarei andato. Capite? Azione sociale, movimento una grande meta. È tutto contenuto e zero strumenti. La piattaforma di crowdfunding è arrivata dopo ed è anche mezza sgarupata, cioè si poteva fare molto meglio. Ma è il contenuto che ha comunque la sua forte forza. Vince chi ha un nome più famoso, altro luogo comune. Anzi, la folla non ama particolarmente le organizzazioni, i nomi famosi, ama molto di più le persone. Se c'è una caratteristica veramente positiva nel contesto italiano il crowdfunding è che la fama delle persone conta, ma viene minimizzata. Cioè, mister nessuno, i 15 cittadini di Venezia, senza avere neanche testimoni importanti, che ne so, Cacciari, perché sta sempre in TV, che so io, no, 15 Mario Rossi hanno lo stesso potere e forza di 15 Cacciari. Anzi, qualcuno famoso che pensava di poter giocare oltremodo con la sua fama, poi alla fine ha preso schiaffoni, ma anche perché, diciamo, non aveva contenuti molto buoni. Questo qualcuno si chiama Santoro, che si fece un'auto piattaforma di crowdfunding e siccome c'aveva il nome famoso, la trasmissione famosa, dice ce la facciamo per fatti nostri la trasmissione, ha fregato un bel po' di donatori, perché lui già c'aveva un contratto con la 7, già c'aveva gli sponsor per la trasmissione, e peraltro non ha detto a nessuno che cosa ha fatto con i 700.000 euro raccolti, una cosa vergognosa, per cui adesso se si dovesse riaffacciare con qualunque piattaforma di crowdfunding credo che riceverebbe una tonnellata di pomodorate in faccia, giustamente. Oh. Quindi non è vero neanche quello. Questo è tutto quello che c'è intorno. Adesso, se voi siete d'accordo, fatto salvo domande, anche constatazioni che sono sempre molto utili, entriamo nella materia tecnica e vediamo che tipo di crowdfunding ci sono. Avete domande in generale o anche constatazioni, perché io vi ho messo a parte anche di opinioni, di una mia interpretazione, quindi non ho fatto una lezione, come dire, tecnica fino adesso, potrei anche aver detto delle fesserie, non credo, però insomma ci potrebbe stare. Se invece vi torna tutto bene, scusate, io sono logorroico, una malattia professionale, o mi bloccate voi o sennò... Bene, allora noi abbiamo cinque, da un punto di vista tecnico, cinque tipi di crowdfunding. Il primo è quello basato sulle donazioni. Qual è il suo meccanismo? Lo scambio che avviene tra chi dà soldi e chi li chiede è tendenzialmente uno scambio, no tendenzialmente, uno scambio immateriale e simbolico. Cioè non si scambia nulla che abbia un valore commerciale riconosciuto in sé. È legato quindi massimamente, esclusivamente a uno scopo benefico, a uno scopo sociale, a una missione sociale, e quindi è territorio esclusivo del non profit. Cioè se un'azienda si mette a fare raccolta di donazioni, nessuno gli darà i soldi perché l'azienda è un soggetto per profitto e gli scambi li fa con un contenuto commerciale. Un'azienda non può andare a chiedere la carità, mettiamolo in questi termini. Esempi delle piattaforme in Italia, poi visto la difficoltà di internet magari le potete vedere tranquillamente a casa, però gli esempi non sono gli unici, sono quelli forse più ricorrenti, sono Rete del Dono, che peraltro è una piattaforma di crowdfunding ma anche di personal fundraising, Shiny Note, Capipal, Produzioni dal Basso, che peraltro è la prima piattaforma di crowdfunding in Italia e anche la più longeva, dal 2006. Noi abbiamo in Italia più o meno oggi una quarantina di piattaforme, tenendo conto che una buona parte di queste dopo un anno di attività stanno sul binario morto, perché sono state un fallimento e qualcuna è già morta. Ecco,
produzioni dal basso, che sembrava la più minimale, casareccia, eccetera, eccetera, poi la più longeva. Dal 2006 va avanti con successo e con un'ottima percentuale di progetti finanziati. Chiusa parentesi su partecipazione dal basso, che ha poi delle particolarità tecniche che vedremo più avanti. Quindi al donation base, dalle piattaforme basate sulle donazioni, spesso si aggiunge questa parte personal fundraising, che vi ricordate è non solo datemi soldi, ma attivatevi per raccogliere soldi per me. La cosa tipica è la maratona, così avete l'idea materiale. Maratona di Roma, maratona di Milano, chi corre può lanciare una personale sfida e sfruttando il social networking, quindi grazie a una piattaforma su internet che è rete del dono, e dire puntate su di me, cioè la mia sfida è vincere, arrivare quinto, quarto, quello che ti pare, puntate su di me, ma che vuol dire questo puntate su di me? Cioè siate i miei sponsor, ma in verità non mi dovete dare i soldi a me, li dovete dare alla causa che io sostengo. Ok? Allora è chiaro che c'è un contesto di evento che comunque è un contesto di attivazione, c'è un'attenzione, maratone coinvolgono centinaia di migliaia di persone, poi Roma si blocca, quindi è difficile, non ti accorgi la maratona, vai sul giornale. Ci sono delle condizioni idealizzanti per cui una parte del popolo che osserva o che partecipa alla maratona più facilmente può passare sul lato dell'attivazione sociale e diventare donatore. Ma lo puoi fare anche per la tua festa di compleanno, lo puoi fare per qualunque cosa sia un evento che coinvolge una socialità, grande o piccola che sia. Quindi la rete non solo come donatore ma come fundraiser basato su eventi personali, quindi una sfida in cui c'è di mezzo una persona che chiama a raccolta la sua rete per sostenere qualcheduno e quindi eventi che sono correlati con una o più cause sociali. Rete del dono peraltro è, insomma, c'ha bei tassi di funzionamento perché dopo 3-4 anni di attività ha raggiunto, se non ricordo male, 1.300.000 euro di raccolta. Pensate che il personal fundraising non è mai di grandi cifre e quindi insomma questo 1.300.000 è un segnale complessivamente, non è che sono andate tutte a un progetto, in genere i progetti sono da 1.500, 2.000 euro, spesso non hanno neanche un obiettivo, come vedremo invece è tipico del crowdfunding, è in quell'occasione raccogliamo soldi per, ma non c'è una sfida di raggiungere per forza un obiettivo, la si può mettere ma non è indispensabile. Poi abbiamo il reward based, cioè è basata su un compenso del donatore. Quindi c'è uno scambio non immateriale, non simbolico, ma materiale con il donatore. Come funziona? Se mi dai 10 euro per fare questa produzione musicale, tu hai diritto al CD, ti mando il CD a casa. Se però mi dai 50 euro ti do il CD e vieni al concerto e stai nelle prime tre file. Se mi dai 100 euro ti metto dentro al CD grazie al tuo contributo, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno schema di scambio che ha qualcosa che è materiale, che comunque ha un valore, diciamo, al limite anche commerciale, magari non proprio nel senso del tariffario, quanto vale questa cosa, però al donatore gli viene qualche cosa in tasca. Che percepisce individualmente, quindi non un beneficio sociale, no, quel CD è mio e non è di altri, ok? È la più diffusa, 2/3 delle piattaforme nel mondo e anche in Italia sono reward based e può essere sia generalista, cioè accoglie qualunque tipo di progetto, cultura, arte, restauro, natura, tutela dei diritti, oppure può essere tematico, solo musica, solo questo, solo quell'altro. Esempi, Kickstarter non può che essere nominato perché è la più potente, la più grossa, la più efficace piattaforma di crowdfunding nel mondo. Kickstarter ha fatto operazioni da milioni di euro, di dollars, di euro, è la stessa cosa. Eppela è stata una delle prime piattaforme italiane, anche se dopo un picco, diciamo, ha avuto un po' una discesa, e molte, molte altre, perché ripeto, i 2/3 sono di questo tipo. Poi abbiamo le equity based, che in qualche modo interessano più la dimensione di un progetto imprenditoriale sul quale raccogliere investitori o sostenitori. È una partecipazione azionaria in cambio del denaro investito nel progetto. Quindi, attenzione, qui è proprio una cosa abbastanza sostanzialmente diversa, non nei meccanismi di funzionamento, ma proprio nella natura. Cioè, qui chi mette soldi è un azionista.
ok? È rivolto alle start-up innovative ed essendo legata al mercato azionario, al mercato degli investimenti e quindi a regole non solo nazionali ma internazionali, in Italia come in tutto il mondo è regolata da provvedimenti legislativi. In questo caso in Italia si è messa a regola questo mondo con il decreto legge cosiddetto crescita 2.0, che ha creato un registro delle piattaforme autorizzate a fare equity based, quindi chi fa donazioni o reward based non deve stare in questo registro, ma chi tratta investimenti per impresa sì, e deve essere autorizzato, che ha degli obblighi informativi e che deve escludere che la piattaforma faccia consulenza di investimenti. Deve essere semplicemente una piattaforma che permette transazioni che abbiano questo scopo, diventare azionista, proprietario di un pezzo, investitore di qualche d'un altro. Basta, non devo fare consulenza finanziaria o altro. C'è l'obbligo di presenza di investitori professionali, quindi tu puoi raccogliere dalla folla una folla di investitori, ma un 5% deve essere di investitori professionali. Quindi tu fai questo discorso di crowdfunding equity based perfezionando almeno un 5% di investitori tradizionali. E perché? Perché se no è un... Io poi, signori, qui sul meccanismo del finanziamento so tutto, dopodiché su quello che è la natura delle regole e anche la filosofia che guida le regole di questo mercato non ne so niente, perché è un mercato nel quale non opero, ma le regole sono queste. Limite dell'investimento. E direi questo è in linea con l'idea che è una folla che finanzia, perché se poi questa folla diventa un sistema magari anche agevolato, in cui però si muovono dei colossi, che folla non sono, cioè dei singoli barracuda, è chiaro che sarebbe un problema. Per cui le persone fisiche possono mettere fino a 500 euro per investimento e fino a un massimo di 1000 euro annui. Quindi posso dare 500 a te, 500 a te, ma col 2014 ho finito di fare l'investitore tramite piattaforma di crowdfunding equity based. Le persone giuridiche, aziende e altri soggetti, invece hanno altri massimali, 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui. E quindi effettivamente anche con le regole siamo in presenza di una folla di investitori. Poi abbiamo il social lending. Il social lending è una piattaforma, meccanismi di funzionamento sono sempre gli stessi, ma attenzione, invece di donazioni, invece di compartecipazioni, invece di azioni, abbiamo prestiti. Quindi qui è un sistema, diciamo, che in qualche modo se la vede con gli istituti di credito. Cioè io per avere un prestito che faccio? Vado alla banca e gli chiedo un prestito, oppure lo chiedo a una folla. E questo è il presupposto. Lo posso chiedere a una folla? E certo, noi siamo liberi di fare questo, anche qui servono delle regole. Quindi è un microprestito da privati a privati, con, scusate c'è un pallino errore, con quote di interesse vantaggiose sia per il prestatore che per i riceventi. Perché? Perché questo è un sistema che di per sé abbassa i costi, che sono tipici di un istituto di credito e tutti i suoi meccanismi. È un po' come quando si fa il compravendita delle case, se ci metto di mezzo un immobiliare, cioè i dipendenti, il meccanismo, il mercato, la stampa, la cosa. Privato per privato non risparmi tantissimo, ma c'è un bel risparmio, perché togli di mezzo tutti questi costi. Chiaramente qui devi fare i conti con la Banca d'Italia, non puoi agire se non sei autorizzato dalla Banca d'Italia, ci mancherebbe altro, perché entri in un mercato che ha le sue regole, non solo quelle minori ma anche quelle maggiori, non puoi essere uno strozzino, quindi... Anzi, o è vantaggioso per tutti e due, o se no non è un sistema accettabile, è chiaro. Ma nessuno lo frequenterebbe se non fosse vantaggioso per tutti e due. Quindi i tassi sono stabiliti sia per quanto riguarda gli interessi attivi, sia per quanto riguarda gli interessi passivi. Gli esempi in Italia non ne abbiamo tanti, ne abbiamo tre, credo di averli citati tutti. Sono tutti legati a banche, perché poi di fatto per avere l'autorizzazione la Banca d'Italia, il fatto che ci sia un istituto di credito diventa quasi necessario. Sono Smartic, Prestiamoci e un sistema che è gestito direttamente solo da una banca, che è Banca Prossima, che sarebbe
la banca del sistema Banca Intesa, perché fa parte del gruppo Banca Intesa, che rivolge servizi di credito alle organizzazioni non profit, o comunque a soggetti senza finalità di lucro, al limite anche a pubbliche istituzioni. Okay? Allora, all'interno dei suoi servizi di credito tendenzialmente agevolato per il non profit, si è inventato anche una piattaforma che si chiama Terzo Valore, in cui i clienti della Banca Intesa, piuttosto che qualunque cittadino, può intervenire tramite Banca Prossima, con tutti i sistemi di garanzia, di controllo del rischio di Banca Prossima, a prestare direttamente i soldi a Berti per fare Mappiamo, senza diventare azionista, e che Berti, invece di andare a chiedere i soldi a Unicredit con un certo tasso, li ha da privati e li restituisce con un certo tasso. Tutto questo prevede una gestione del rischio, evidentemente, ok? Come farebbe un qualunque istituto di credito di tutta questa cosa qua. Io, quando spiego questa cosa qui, mi viene un sottile senso di piacere a pensare che la folla, il mondo, se si organizza, può evitare e contenere alcuni paradossi del sistema creditizio. Cioè, mi viene, non so, un po' come l'orgasmo, ecco, un senso di piacere profondo. Poi è chiaro che far funzionare queste cose sul versante delle regole è importante, quindi che vadano messe delle regole su tutto ciò è fondamentale. Bisogna vedere fino a che punto le regole che vengono messe non vengono messe per bloccare lo sviluppo di queste cose qui, perché qui dietro c'è anche una certa filosofia che nei paesi in via di sviluppo, alcuni paesi in via di sviluppo, soprattutto India, Pakistan, eccetera, ha avuto un enorme successo, che è la filosofia del microcredito, che è basato su aspetti fiduciari e sulla coercizione e il controllo sociale, cioè tutte cose che non funzionano in una banca. C'è da dire una cosa, che se il social lending viene applicato, a parte su singole persone, ma diciamo su organizzazioni non profit, tutto il mondo del credito sa che le organizzazioni non profit, così come le persone povere, sono molto, ma molto più bancabili di un'azienda profit. Cioè il tasso di rischio che una banca ha nei prestiti verso un soggetto profit, un'azienda, un gruppo di imprenditori, è 100, il tasso di rischio che una banca ha quando presta i soldi a una non profit è 20, più o meno la misura è questa. Cioè sono molto solvibili. Stessa cosa che è stato studiato nel microcredito nelle società povere, il microprestito a un povero in un contesto sociale che produce controllo sociale, questione sociale, fiducia, eccetera, eccetera, al 99,9% viene restituito. Mentre invece magari al grande imprenditore che deve fare pim pum pam viene restituito al, che ne so, 85%, 80%. Quindi il rischio aumenta. Questo permette anche di diminuire i tassi di interesse, che in parte servono a creare quei capitali di rischio che se qualcuno manca, no, io posso intervenire. Beh, così abbiamo detto tutto. Ultima cosa, attenzione, questa è importante, perché noi pensiamo sempre al crowdfunding con una piattaforma, quindi un soggetto terzo all'organizzazione che l'organizzazione usa per fare qualche cosa. Però l'organizzazione un sito ce l'ha. Quindi è possibile che l'operazione di crowdfunding se la fa a casa propria, non deve andare su una piattaforma. E diciamo che questo è il crowdfunding non intermediato, cioè lo faccio direttamente io. In pratica il proponente gestisce direttamente i rapporti con la rete dei donatori e le transazioni, senza usufruire di una piattaforma terza. Certo, questo però deve avere alcuni presupposti per poter fare una scelta del genere. Primo, devi avere il controllo diretto di una rete relazionale forte, cioè se la piattaforma ti permette più facilmente di accedere a più reti sociali e di raccogliere anche in un ambiente più ampio, perché la piattaforma si spinge per fatti suoi, perché è fortemente integrata con altri sistemi di comunicazione. Allora, se non vuoi sfruttare quello, vuol dire che tu hai un rapporto diretto con una rete forte che tu sai già valutare e la contatti te direttamente, non c'è bisogno di piattaforme più di tanto, per cui dici perché devo portare la mia rete fuori da casa mia? Se il 90% di quello che raccolgo è legato alla mia rete, ma la gestisco a casa mia, me la metto sul mio sito, arrivederci, grazie. Deve avere quindi o una forte rete relazionale, o una fama del proponente molto forte, oppure una capacità attrattiva verso i target di riferimento,
un forte sistema di comunicazione diretto, un sito che già ha molte visite, un blog, social network offline. Ecco, se non hai tutte queste caratteristiche, evidentemente no. Devi avere capacità informatiche e gestionali, perché comunque la piattaforma tecnicamente ti risolve un sacco di problemi, e devi avere un obiettivo economico elevato, che comporterebbe un'entità eccessiva della percentuale da dare alla piattaforma. Se io devo raccogliere 1 milione, attenzione, a parte che diciamo una rete che posso raggiungere direttamente, io ho un problema, che le piattaforme un costo di gestione ce l'hanno. Allora il 5% di una campagna con obiettivo di 2.000 euro è una cosa, il 5% di una campagna di 1 milione di euro è un pezzo di progetto grosso, e quindi io devo tenere conto che se ci metto quel costo lì, il costo delle transazioni e quant'altro, sta percentuale che apparentemente è minima su importi elevati e invece incide maggiormente, da un punto di vista di entità, non percentuale. E quindi in quei casi conviene pensare, ma non me la posso fare a casa mia che abbatto i costi? Questo è un esempio, gli altri li avrei fatti vedere su internet, però visto che questo ce l'avevo già, questo è un esempio di crowdfunding diretto, peraltro di grande successo, è il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, da sempre finanziato dall'amministrazione comunale di Perugia col contributo della regione Umbria, eccetera, eccetera, dopodiché si sono ritirati tutti, un po' per ragioni politiche, un po' per mancanza di soldi, e quella 2 o 3 mesi prima, quella perché il presidente, il direttore di questo festival è una donna, giornalista molto in gamba, si è trovata a 3 mesi dall'evento, come si dice a Roma, col culo per terra. E allora invece di piangere, di fare proteste, oltre a piangere e fare proteste, sacrosanto, perché è un bel festival che ha sempre avuto successo, c'era motivo per non finanziarlo, insieme a una delle massime esperte in Italia di crowdfunding, Chiara Spinelli, che amichevolmente l'ha aiutata e consigliata, ha detto ok, me lo finanzio per fatti miei. Come? Con il crowdfunding. Però, posto che ha un capitale relazionale molto forte nel mondo della comunicazione, quindi con la capacità di sfruttare più facilmente i media, comunque conoscenze importanti, nel senso la possibilità di avere un certo numero di grandi donatori, non i 10-50 euro che comunque ha raccolto, avendo comunque professionalità all'interno del gruppo tali da, ha deciso di gestirlo direttamente sul suo sito. Peraltro sta cifra l'ha raccolta in un mese, e poco più, anzi forse poco meno di un mese. 115.420 euro. Festival fatto, e guardate che se io torno e vado ad aprire il festival e guardando in faccia il mondo gli dico chi è questo, me lo so finanziato con i soldi miei e la folla, consenso, autonomia, nel senso il sindaco vuole portare il saluto, calcio sul sedere al sindaco, te ne vai a casa, adesso lo dico per dire, sei libero veramente di fare quello che ti pare, poi magari il sindaco l'avrà ospitato ugualmente per dire il prossimo anno se muovo finanze ti taglio i piedi, ecco, insomma, evidentemente, nel senso che una folla ti taglia i piedi, ecco, esattamente. Queste sono le 5 forme, quindi quello basato sulle donazioni che è esclusivamente non profit, liberalità, eccetera. Quello invece che è basato su uno scambio, mi dai dei soldi con il quale io faccio qualche cosa che prevede che tu abbia un prodotto, un servizio in cambio. Poi abbiamo gli investitori, equity, poi abbiamo il prestito, social lending, e poi abbiamo quelle autogestite, che quindi non hanno bisogno di una piattaforma. Dette queste 5, diciamo, grandi modalità, abbiamo altri tipi di caratteristiche. Abbiamo le piattaforme generaliste oppure tematiche. Ci sono quelle generaliste che sono forse la maggior parte, cioè dentro ci va di tutto, ripeto, da arte, musica, sociale, natura, quello che vi pare. E invece abbiamo quelle tematiche, sono 2 scelte che hanno tutte e 2 i loro buoni motivi. Ce ne sono alcune tematiche che funzionano molto bene. 2 esempi fra tutti, Music Riser, questa è italiana, è stata fondata, mi sembra, dal cantante dei Marta sui Tubi, se non ricordo male. E School Rising, una piattaforma che è dedicata ai progetti che riguardano le scuole. Molto interessante, visto che le scuole non sono non profit, siamo un po' ai margini, però sono una cosa che nel nostro immaginario, anche nei nostri interessi sociali, è molto importante. Un'altra divisione può essere territoriale, quelle che accolgono progetti da tutto il mondo, per esempio la più grande Kickstarter, ma anche Indiegogo, ci puoi mettere quello che ti pare, dall'Italia, dall'altra.
Qui c'è qualche piccolo problema, ma è un tecnicismo che adesso non sfrutterei tempo per questo, che riguarda le transazioni internazionali. In che senso le transazioni internazionali si fanno? Però se per esempio sono donazioni e io sono statunitense e dono per una causa italiana, poi negli Stati Uniti non è che lo Stato mi defiscalizza quella donazione. Questo è l'unico problema, perché per il resto le transazioni con la carta di credito la faccio in tutto il mondo, insomma, ci mancherebbe altro, non è quello il problema. Poi ci sono quelle nazionali e poi, attenzione, ci sono quelle locali. Per esempio voi in Puglia ne avete una, ma è una cosa da mettersi le mani nei capelli, tutti i progetti stanno a zero, non mi ricordo manco il nome, ve ne chiedo scusa, che è proprio pensata territoriale, che ne so, la Valle d'Itria, il, che ne so, Conversano, cioè. Guardate che però la ragione di fondo, su questo ci ritorniamo, non è tanto da mettere in secondo piano, perché fatto 100, questa è una statistica che ha fatto un giovane studioso americano, quindi non è applicata all'Italia ma a tutto il mondo, fatto 100 le campagne di crowdfunding, al di là dell'entità che si sono posti di raggiungere, diciamo che il rapporto più o meno è così. 80 non hanno avuto successo, cioè non sono arrivati all'obiettivo, e 20 hanno raggiunto l'obiettivo o l'hanno superato, va bene? Ma se noi prendiamo, ti do subito la parola, se noi prendiamo però il settore cosiddetto civic crowdfunding, cioè che è legato a una dimensione civica, per esempio il restauro di un monumento, oppure un intervento comunitario su un problema specifico di quella comunità, e quindi fortemente territorializzate, il rapporto, attenzione, lui ha studiato, è 80 hanno raggiunto l'obiettivo, magari non sono mai grandissime entità, ma ha raggiunto l'obiettivo, e 20% no. Quindi la dimensione civica, territoriale, è chiaro che pone una forte limitazione, però da un punto di vista del successo sembrerebbe essere motivo di maggiore successo. Prego. Guarda, il nome non me lo ricordo perché è tipo un dottorando, cioè, quindi proprio non è un nome famoso, Università credo di Baltimora, però se tu vai, se diventi mio amico su Facebook e vai, che figura, cioè Massimo fai schifo proprio, fai schifo. No, no, lo gestisco io, ma il problema è che ho, mi ricordo quanti amici. Quindi poi dopo però miglioro, cioè miglioro nel tempo, quando vedo una persona in faccia dopo la riconosco e alla fine si diventa veramente amici. No, perché avevo postato e rilanciato questa cosa un mesetto fa, perché l'ho beccata su internet, mi sembrava molto interessante, però adesso che so che tu sei mia amica, dopo lo prendo, lo riscavo fuori e te lo mando, ok? Perché comunque era molto interessante come tipo di indagine, perché tutti stanno a dire, ah quanto è figo, e lui invece ha detto, cioè, andiamo a vedere un attimo statisticamente che cosa succede. No, no, in Italia zero, come sempre, in Italia non c'è ricerca per nulla. Guardate, gli inglesi non è che sia, io pensavo gli inglesi, Stati Uniti, Canada, Australia, queste proprio, boom. Inghilterra sul crowdfunding voglio dire che sta come l'Italia, perché sta sempre un po' meglio sul fundraising dell'Italia, però ecco, mi sarei immaginato qualcosa di molto più dinamico, invece non è così, Sì, in genere Stati Uniti d'America, Canada e Australia proprio per evidente comunanza di alcuni tratti culturali e anche più l'Australia che il Canada per la modalità di welfare che si sono scelti, cioè loro in origine hanno scelto un pezzo di quello che l'Europa ha messo nel welfare state, noi lo mettiamo nella società civile e quindi nel non profit e quindi maggiori agevolazioni e tutta una serie di dinamiche, tutta una cultura che chiaramente si è registrata su questo. Allora qui gli esempi sono diversi, Indiegogo è internazionale, Appela per esempio è nazionale, Kendu è una di queste piattaforme locali, se non ricordo male Kendu è della provincia di Bergamo, sponsorizzata dal giornale della provincia di Bergamo che è l'Eco di Bergamo, che però fa solo cause di Bergamo, però se andate su Kendu, se non mi sono confuso, andate a vedere che è molto più facile trovare progetti che hanno raggiunto in tempo breve l'obiettivo, che magari farebbero anche ridere i polli, ma evidentemente non fanno ridere i polli per la Val Brembana di sotto, ecco, capito? Le cause, e qui abbiamo due grandi famiglie, diciamo le ragioni per le quali si chiedono i soldi, la famiglia non profit, che sicuramente è maggioritaria, assistenza, cooperazione internazionale, ma insomma ci si può mettere di tutto. Vi faccio notare, ecco che però, per esempio cooperazione internazionale, che pure è una causa largamente condivisa, è a volte la prima, a volte la seconda ragione per la quale i donatori individuali danno i soldi,
per esempio, non è così forte su crowdfunding. Quindi il crowdfunding sembrerebbe sposarsi di meno con cause sociali tradizionali, per esempio un'altra è la ricerca medica, che invece tradizionalmente vivono su un altro tipo di rapporto con i donatori, hanno molto più forte l'istituzione, non c'è cooperazione internazionale se non c'è l'ONG, se decidere. Beh, sai, questo dipende, perché io potrei dire che una cosa è, che ne so, se decidere è una cosa emergency, però nessuno di tutti e due sta sul crowdfunding, quindi potrebbe essere una variabile assolutamente, ma non credo così incidente. Credo invece che... No, infatti ci sono i progetti, infatti stavo dicendo questo, è molto più facile che trovo il piccolo progetto del gruppo d'appoggio parrocchiale alla missione D. Però detto questo, per esempio, ecco, nonostante sia largamente condivisa la causa dell'aiuto umanitario, ce n'è di meno sul crowdfunding rispetto ad altri sistemi. Mentre invece arte e cultura ce n'è molto di meno in altri sistemi, è difficile trovare un'associazione culturale che ti manda e fa un mailing a casa, molto più facile che la trovi su una piattaforma di crowdfunding. Quindi insomma, con le sue differenze. E poi c'è un versante, diciamo, profit, in cui invece troviamo sì arte e cultura, però attenzione con il taglio produzione artistica. Siamo un gruppo musicale, vogliamo fare una nuova esperienza musicale attraverso una serie di concerti in cui si sente anche il profumo dei fiori. Cioè quelli stanno facendo in qualche modo anche business. Cioè lo fanno affinché si paghi il biglietto, ci sia una produzione, qualcuno sostenga i costi. Non stiamo in una dimensione totalmente non profit. Così come troviamo, ci potremmo trovare Mappiamo, che dice no, io con Mappiamo voglio fare business, lo voglio vendere. E lo troviamo e quindi... Ci può essere la produzione artistica, l'innovazione tecnologica ce n'è moltissima sulle piattaforme di crowdfunding, ci sono le nuove start-up e perché no? Ci sono anche le professioni personali, cioè adesso non il fatto di dire dammi soldi che voglio diventare avvocato, non in quel senso. Cioè il singolo professionista che ha la sua sfida, la sua cosa, al limite quello che vuole diventare scrittore dice voglio pubblicare il primo libro. Mi sostieni? Sì, si può fare, lo troviamo tranquillamente nelle piattaforme di crowdfunding. Troviamo queste cose qua. Sì, il crowdfunding, vabbè, ve l'ho già detto prima, vi sottolineo un paio di esempi. Uno di Isola di Povedia già ve l'ho raccontato. Questo è un particolare civic crowdfunding, perché è molto localizzato su un'isola di Povedia e quindi nella dimensione veneta. Però è interessante, e qui forse c'è anche, attenzione, una vocazione dell'Italia che noi sfruttiamo pochissimo, è che l'Italia è simbolicamente il centro del mondo. Adesso io non è che lo voglio dire per fare lo sbruffone, però lo dico anche con una punta d'orgoglio. Cioè se tu fai una cosa a Venezia, la fai in tutto il mondo. Se fai una cosa a Firenze, la fai in tutto il mondo. E muovi tutto il mondo. Ed è impressionante quanto noi non chiediamo i soldi alla comunità mondiale e stiamo a guardare solamente a casa. Scordandoci che la Fondazione Rockefeller ha due sedi in Italia, ci sarà un motivo, uno sul Lago dei Garda e un altro al centro di Roma. Due posti fantastici dove ci mettono un sacco di soldi, a Roma, senza fare casino, ogni anno fanno uno dei più importanti think tank al mondo sullo sviluppo del mondo. Perché a Roma? Perché se vuoi stare al centro della civiltà devi stare a Roma, non è che puoi stare da altre parti. Roma, Lecce, Firenze, Venezia, questo è. Napoli, che nessuno si sente offeso. C'è un altro caso civico, che è il portico di San Luca di Bologna. Qui è interessante perché ad agire è un soggetto un po' atipico, è lo stesso comune di Bologna che ha fatto la campagna di crowdfunding e l'ha fatta infatti senza intermediari, l'ha fatta con propri siti, però attenzione, costituendo un'associazione amici del portico di San Luca. Io non so se voi conoscete Bologna, ma il portico di San Luca è come, diciamo, lo stesso peso che può avere la cattedrale qui a Lecce, Villa Borghese a Roma. Cioè un bolognese, il porto di San Luca è un pezzo della sua identità, no? Loro dovevano restaurare questo porto di San Luca, che peraltro forse è anche patrimonio dell'UNESCO, adesso non lo ricordo, ma a parte questo, intanto interessava i bolognesi anche se non fosse patrimonio dell'UNESCO, l'hanno fatto con le imprese, sponsorizzazioni, eccetera, ma intelligentemente attivando, dopo aver fatto un'indagine per capire se la gente avrebbe risposto, quindi hanno fatto prima un test, coinvolgendo tutta la comunità. Forte di che cosa? Il senso di appartenenza della comunità a questo bene e la voglia dei cittadini di fare qualche cosa, per cui non solo hanno dato soldi, ma per esempio, una cosa molto bella che sono andato a vedere nelle cronache, tutti i negozi, i palazzi, i condomini che affacciamo, cioè che avevano il portone o il loro ingresso dentro al portico di San Luca, poi ognuno si è curato il suo pezzo lavandolo, poi c'erano delle opere di restauro che non erano la pulizia, però come dire, il basico l'hanno fatto come azione civica.
Questo peraltro a Bologna ha radici quasi genetiche. Bologna è il posto dove è nato il social street, non è un caso, per tante ragioni culturali, sociali, di esperienza politica e quant'altro, no? E quindi per esempio loro hanno raccolto dai comuni cittadini, quindi piccole cifre, non i grandi donatori, piccole cifre, mi sembra che hanno raccolto o 150 o 200 mila euro, no? Che comunque insomma ha il suo bel peso, diciamo che un abbondante chilometro e mezzo dei porti di San Luca sono stati fatti con i contributi dei cittadini. Peraltro è anche fatta piuttosto bene la campagna sul sito. Meccanismi di finanziamento. Allora, i meccanismi di finanziamento sono sostanzialmente due. Il cosiddetto all or nothing e il take all. All or nothing che vuol dire? Vuol dire che io lancio una campagna con un obiettivo economico. Se si raggiunge l'obiettivo economico, tutti i soldi passano al proponente. Se non si raggiunge l'obiettivo economico, nessun soldo passa al proponente. Quindi c'è uno spartiacque, è una sfida. Se si raggiunge l'obiettivo, bene, perché allora vuol dire la ratio qual è. Io ho un progetto da 100. Se non raccolgo 100, il progetto non lo posso fare. Quindi se ho raccolto 50, quei 50 andrebbero dispersi. È chiaro? Quando stiamo in un contesto più filantropico, in cui magari non c'è tanto un progetto, ma c'è il sostegno di una causa, è più logico che se raccolgo 100 posso fare 100, se raccolgo 50 ho comunque da fare, non so se mi spiego. Mentre invece io non posso dire fino a un certo punto che una cosa tipo mappiamo, cioè no, se raccolgo 20 lo faccio uguale, no, c'ho un progetto industriale, a quello che sia, ok? Allora nel secondo caso, qualunque cifra raccolta passa comunque al proponente, tanto o poco che sia. Vi è chiaro questo meccanismo? Ogni piattaforma dice qual è il metodo. Ci sono piattaforme che permettono sia campagne all or nothing, sia campagne take all. Quindi è, diciamo, una decisione della piattaforma. Se sei una piattaforma donation based, cioè basata sulle donazioni, che riguarda il non profit, è molto facile che il sistema sia take all, eh? Molto molto facile. Sì. Ecco, se io che propongo il progetto in un contesto take all sono intelligente, dovrei essere in grado di presentare un progetto che a un certo stadio produce comunque tot. Perché io come donatore, adesso parlo come donatore, mi sento rassicurato. Perché sennò quel 20% che si è raccolto lo useranno anche onestamente, ma è tendenzialmente inefficace. Se io invece so che tu miravi a 100, ma che con 20 facevi 1, 2, 3, 4, io almeno mi assicuro che 1, 2, 3, 4 vengono fatti. Quindi io direi che sarebbe molto intelligente. Se io invece sto dicendo ogni anno abbiamo un fondo per i poveri e sono la Caritas, beh ok, che raccogli 10 o raccogli 100, per carità, è motivo di successo, ma quei 10 vanno comunque bene perché intanto loro producono 100 pasti al giorno, cioè ne produrranno 105. Insomma, è una logica molto più filantropica e meno legata a un progetto specifico, quindi dipende molto da che cosa propongo. Altro sui meccanismi di finanziamento, abbiamo due modalità, la campagna aperta sempre, cioè che non ha una scadenza, quindi non è una gara, entro quel giorno dobbiamo raggiungere 100.000, è sempre aperta, o sempre è un concetto relativo, cioè non è una scadenza un mese, due mesi, tre mesi, magari dopo un anno, due anni, cioè uno raggiunge, come dire, l'encefalogramma piatto, non c'ha più voglia, ma di per sé potrebbe rimanere sempre aperta. E invece quella più tipica, soprattutto delle piattaforme reward based e soprattutto le piattaforme che hanno appunto un progetto, diciamo di per sé una sfida, c'è una scadenza, cioè la campagna si pone una scadenza precisa, in genere mai più di 3 mesi, anche per un meccanismo di livello di attenzione che tu puoi creare, dove 3 mesi il livello di attenzione, come succede in qualunque forma di comunicazione di massa, scende, insomma più di 3 mesi su un pezzo è difficile che ci stai. La scadenza, attenzione, ha una funzione trainante, crea un clima di competizione e propone in qualche modo all'uditorio, al donatore, il criterio dell'urgenza che tende a motivare maggiormente sia il proponente che il donatore. Cioè se c'è una scadenza, è umano, anche questo nelle nostre cose della vita, se c'è una scadenza te dai da fare, sia su un versante sia sull'altro. Se la scadenza non c'è, hai almeno, come dire, inconsciamente un motivo per rimandare. Siccome peraltro nel donatore, attenzione,
quando il donatore dona fa comunque sempre due operazioni che sono psicologicamente distinte. Uno decide di donare, due fa la transazione. Peraltro tecnicamente non sempre coincidono, perché io potrei ricevere un input in televisione sul quale decido sì, devo sostenere se decidere, e poi devo andare alla posta, fare la fila, un conto corrente postale, quindi c'è una distanza anche temporale in cui io rispetto all'aspetto emozionale posso perdere un pezzo di quella carica che mi farebbe fare il dono. Ecco perché cose tipo l'SMS solidale, la donazione online, cioè just in time, mentre arriva il messaggio, mentre ti convinco puoi donare, tendono a creare maggiore efficacia. Ecco, questo diciamo viene aiutato anche dal discorso della scadenza, perché in qualche modo il momento emozionale è molto legato anche a una scadenza, cioè lo devo fare subito, se no alla fine scadono i termini e non la posso fare più. È chiaro che se io non voglio sposare quella causa, non ci sono santi che tengo, però posto che sposo la causa, umanamente è probabile che io poi dopo non faccia il gesto che ho deciso di fare. A me è capitato, lo dico senza problema, almeno una decina di volte, di aver detto sì, io quella la voglio sostenere, poi non l'ho fatto per tante ragioni che però sono più materiali, perché la causa la condividevo. Tutte le volte invece in cui il passo a fare click e donare era lì, il mio interlocutore ha avuto maggiore risultato, ecco, questo non c'è dubbio. I meccanismi di finanziamento, ancora c'è da dire, la piattaforma non fa da intermediario. Questa è una forma che in Italia ha solamente una piattaforma, che è Produzioni dal Basso, che ha questa particolarità, cioè ospita il progetto, convoca, diciamo, nel senso vai sulla piattaforma a vedere come funziona, sulla piattaforma vedi la richiesta di fondi, dopodiché Produzione dal Basso dice vuoi donare? Allora prendi contatto direttamente con l'organizzazione e dona con i mezzi che l'organizzazione ti ha messo a disposizione. Quindi tu sulla piattaforma Produzioni dal Basso non fai nessuna transazione elettronica, non c'hai il link con PayPal, c'hai il link con l'organizzazione. Ed eventualmente se l'organizzazione ha PayPal o la carta di credito, oppure come in molti casi si trovano, l'organizzazione dice fammi il bonifico, oppure fammi il conto corrente postale, addirittura si passa a metodi tradizionali di transazione, ok? Perché Produzioni dal Basso dice io su questo non voglio svolgere un ruolo, attenzione, se da un certo punto di vista questa può essere diciamo una debolezza del sistema, però dall'altra parte ha due tipi di forze. Primo, il donatore va direttamente in contatto con l'organizzazione, quindi la capacità di fidelizzazione dell'organizzazione è molto maggiore, perché non c'è un'intermediazione di mezzo e c'è sì un comportamento della folla che però immediatamente si traduce in un comportamento da uomo a uomo, molto più personale, mi espongo molto di più. Quindi magari ne seleziono di più di donatori, ma probabilmente quelli che sono selezionati sono donatori che valgono di più, per me fundraiser valgono infinitamente di più, cioè so che ci posso fare molte altre cose. Secondo, abbassa i costi. Produzioni dal Basso è una piattaforma a costo zero, non prevede né costi né che io partecipi ai costi di gestione di Produzione dal Basso, cioè sono dei santi, e a questo punto ognuno ha le sue spese di transazione, non sono quelle che ti propongo io. Voi non so se sapete, ma PayPal non è proprio gratis, PayPal costa. E allora loro dicono, magari il conto corrente postale costa di meno fino a un certo punto, però è €1,50 fisso, quindi su una donazione da 5 euro fa ridere i polli, su una donazione da 100 euro è meno di quello che ti piglia PayPal. E quindi scegliete voi i vostri mezzi, fate come vi pare, al limite andate alla sede dell'organizzazione e gli date contanti. Produzione dal Basso è molto social, molto politico, molto da organizzazione non profit. Ha volumi minori, se vogliamo un impatto visivo, grafico, è meno fico come si dice a Roma, però tanto dal 2006 ogni anno una tacca, ogni botta una tacca. Quindi insomma vedete che esistono diverse modalità e dipende anche a che tipo di pubblico ti rivolgi, che tipo, ecco la targetizzazione. Nella scelta anche della piattaforma, ecco aggiungo qualche cosa al di là delle slide, nella scelta della piattaforma forse bisogna fare anche un po' sto ragionamento. Se io per esempio ho una causa molto social, con un contenuto fortemente sociale, legato comunque a una dimensione di attivazione, che abbia dentro un po' di vis politica, beh, forse allora mi conviene Produzione dal Basso,
Perché? Perché probabilmente la gente che più facilmente va a vedere produzione dal basso assomiglia al target che io dovrei colpire. È un po' come i giornali. Se devo parlare a uno di destra devo andare sul giornale, se devo parlare a uno di sinistra non devo andare sul giornale. Adesso ho semplificata molto, ma è così. Quindi anche la piattaforma può essere scelta per il tipo di target che tende a raggiungere, perché magari tende a rivolgersi a quel target. Produzione dal basso si rivolge a persone tendenzialmente attiviste. Se invece la piattaforma fa da intermediario, e sono la stragrande maggioranza, il versamento avviene sulla piattaforma di crowdfunding, quindi tu scegli, vedi il progetto, decidi, fai click e vai nel sistema di transazione che è gestito dalla piattaforma. Al termine della campagna raggiunto l'obiettivo, altrimenti i soldi tornano al donatore, in un caso, come vi ho detto prima, scusate, questa è una ripetizione, oppure nel momento in cui viene effettuata la donazione, solo nel caso di campagne aperte. No, non è una ripetizione, vi sto dicendo una cosa nuova. La transazione come avviene? Se ad obiettivo raggiunto, quindi all or nothing, io mi impegno con PayPal e quindi li metto su PayPal, la mia intenzione, adesso i termini tecnici non sono quelli giusti, ma il meccanismo è così, state tranquilli, è come se succedesse questa cosa qui. Dammi 5 euro, sì, decido di darti 5 euro, dico dai 5 euro a Tizio, ma in verità quello che sta succedendo nel contratto è dai 5 euro a Tizio, salvo buon fine. Allora la piattaforma che cosa gestisce? Il buon fine, cioè la piattaforma certifica che si è raggiunto l'obiettivo, diciamo che spinge idealmente un tasto per cui tutti quei soldi che stanno in una camera di attesa passano sul conto dell'organizzazione. Se invece alla fine della campagna non si è raggiunto l'obiettivo, quel tasto non si spinge e tutti i soldi ritornano sulla carta di credito, se ho usato la carta di credito, sul conto bancario. E quindi in questo caso uno vede sostanzialmente che i soldi sì, hanno avuto l'input di partire, ma non sono mai partiti. Oppure a un certo punto, top, sono partiti. Ok? Invece se la campagna è una campagna più filantropica, sempre aperta, nel momento in cui io faccio click, dono, partono e arrivano, e i soldi non li vedo più. Ok? Attenzione laddove ci sono le promesse di donazione. Perché per esempio con... grazie, produzioni dal basso, è chiaro, è una brutta bestia, anche arrivare a giugno, luglio, comincia a creare delle difficoltà. Per esempio, produzioni dal basso, nel sito effettivamente io intervengo e dico, facendo un post, aderisco, no? Dono, ti sostengo. È una promessa di donazione, che io poi dopo devo onorare andando alla posta, alla banca a fare la donazione. Quindi in quel caso lì è chiaro che l'organizzazione che cosa deve fare? Deve innanzitutto incamerare, infatti in produzione dal basso è chiaro che è molto importante il fatto che tu dai un nome, un cognome, un indirizzo che è diciamo segreto ma viene dato all'organizzazione, perché l'organizzazione appena arriva sta promessa te deve mandare un'email, questo è quello che deve fare, cioè grazie, visto che hai promesso, ti ricordo le modalità, e se a un certo punto l'organizzazione non vede arrivare diciamo il versamento, ehi, ma che fai, te sei scordato? Poi troverà le forme per farlo, ma insomma lo deve in qualche modo inseguire, perché c'è sempre questo gap, questo iato tra la promessa di donazione e il fatto che effettivamente la fai. I costi del crowdfunding. Allora, ci sono quelle che non hanno nessun costo per la piattaforma, produzione dal basso, c'è la percentuale sulle donazioni raccolte, la stragrande maggioranza delle piattaforme di crowdfunding fanno questo discorso. Per gestire sta cosa, sulla quale diciamo che non voglio lucrare, però ho dei costi. Questi costi sono costi tecnici, costo comunque per la gestione, perché anche a loro costa fare un contratto con PayPal che permetta di fare tutto questo, costi di comunicazione, costo minimo di personale. Come rientrano di questi costi? Con una percentuale su le donazioni, i finanziamenti che tu hai ricevuto. In genere questa percentuale è tra il 5 e il 9%, ok? Quindi quando uno sceglie una piattaforma deve andare a vedere bene il contratto e capire quant'è la percentuale che applicano, perché se la mia campagna è da 1 milione capite che la differenza tra 5 e 9%, ma anche se è 100.000, ma anche se è 10.000, ecco. E infatti poi ci sono i costi di transazione, delle carte di credito oppure di PayPal, secondo i sistemi, anche i contratti che io donatore ho con la mia carta di credito, eccetera, eccetera.
parliamo dei bonifici bancari e via di seguito, che non sempre sono compresi nel costo della piattaforma, quindi bisogna vedere se la piattaforma mette in quella percentuale anche la copertura del costo di PayPal, oppure se quella è una cosa. E poi qui c'è un ulteriore, diciamo, aspetto di cui tenere conto, che però adesso non possiamo approfondire anche perché non sono un tecnico. Attenzione che nelle transazioni ci sono dei costi da parte di chi manda i soldi e dei costi da parte di chi riceve, quindi attenzione, quel costo di PayPal, che poi quasi mai appare in chiaro, è un costo dell'organizzazione, della piattaforma o mio che faccio? E chi me lo dice quant'è? Perché alle poste tutto sommato a me me lo dicono, se il conto corrente costa 1,50 euro, dice no, glieli porto a mano, potrei decidere. Ma in queste transazioni qui è sempre un costo oscuro, cioè nel contratto, per l'amor di Dio, però è sempre un costo oscuro. Il costo per gestire lo scambio con i donatori, attenzione, se io ho il reward based, cioè ti do un compenso in cambio, quando io vado a calcolare i costi dell'operazione di fundraising e dico ok, se mi dai 10 euro ti regalo un CD, io devo andare a contare, ma se ho 100 donatori che mi danno 10 euro, devo fare 100 spedizioni di un CD. Quindi sarebbero i costi del fundraising, quindi a parte il costo della piattaforma, io faccio un patto con un donatore e dico che gli mando una anche solo una lettera di ringraziamento e devo quindi mettere nei costi anche i costi di gestione dello scambio con i donatori. E poi i costi di comunicazione, perché se io non comunico, questo poi lo vedremo molto nella seconda parte, cioè come si idea e si progetta, diciamo, una campagna di crowdfunding, è chiaro che a me mi funziona se comunico. Comunicare vuol dire avere un sito, avere Facebook, ma perché non andare sul giornale, quindi avere un ufficio stampa? Adesso poi dipende quello che posso fare, ma tutto ciò ha un costo, anche un costo economico, non solo un costo umano che magari lo posso fare volontariamente. In campagne strutturate è magari un costo umano professionale che devo retribuire e anche questo va messo tra i costi. Quindi attenzione che in qualche modo, se io ho un progetto che è 100 e lo metto sul crowdfunding, in verità dovrei raccogliere 100 più i costi di tutta questa operazione, perché sennò fatalmente che cosa succede? Che di quei 100 un pezzo viene assorbito da questi costi e quindi quel progetto che è da 100 lo finanzio con 80, alla fine mi rimane il problema, devo trovare 20 o 9 o 8, insomma secondo quant'è l'incidenza dei costi di tutta l'operazione, tra il costo della piattaforma, i costi miei di comunicazione e quant'altro. È chiaro, questo peraltro è un principio generale del fundraising. Se io devo fare una raccolta fondi perché l'organizzazione ha bisogno di 100, io dovrei raccogliere 100 più i costi di fundraising, invio postale e quant'altro. Questo è il principio che noi seguiamo, perché sennò alla fine i conti intorno. Ok? Quadro della situazione. A livello internazionale, dove si fanno ricerche, ormai esiste questo report di Mass Solution che ogni anno fa questa, diciamo, statistica. Tanto per avere un'idea, i numeri alla grossa sono questi, e questo ci fa capire anche il tasso di crescita di questo strumento, che oggi magari è ancora poca cosa, ma guardare i tassi di crescita, insomma, riconfermiamo l'interesse che noi dobbiamo prestare a questa metodologia. Nel 2012 erano oltre 1 milione nel mondo le campagne di crowdfunding, tutto il mondo, Asia, Europa, Stati Uniti d'America, tutto, con un valore stimato in 2,7 miliardi di dollari complessivamente, che erano, attenzione, non gli obiettivi delle campagne proposte, ma i fondi effettivamente raccolti. Quindi potrebbe essere a fronte di obiettivi di 7, 8, 10 miliardi di dollari, questo non saprei dire. Nel 2013 il valore economico di questo mercato del crowdfunding, guardate come sale, 5,1 miliardi di dollari, che sono i fondi raccolti dalle campagne nel 2013, siccome questa è stata fatta nel novembre 2013, diciamo che c'è una previsione di raccolta, ok? Che però probabilmente è stata confermata, se non addirittura superata, dico io al naso. Per quel poco che sappiamo in Italia, che riscendiamo, si voglia andare un attimo lì all'inferno. Allora, il quadro della situazione nazionale, questa è, diciamo, non è proprio scientifica come indagine, però siccome i numeri in Italia sono ancora abbastanza limitati, è quasi censimentaria. L'ha fatta l'Italian Crowdfunding Network, che come è nato è praticamente morto. Perché voi sapete che in Italia il fatto di mettersi in rete, fare associazioni di secondo livello,
è una cosa proprio che noi abbiamo nel codice genetico, no? E quindi ci si sono messi insieme, poi dopo si sono stufati subito. Però, tanto si sono messi insieme due persone, se non ricordo male Ivana Pais e l'altra mi sfugge, hanno fatto appunto questa indagine sulle piattaforme attive in Italia. Al 2013 risultavano 27 piattaforme attive in Italia, più 14 in fase di lancio che poi sono state lanciate, quindi vedete che più o meno abbiamo una quarantina di piattaforme. Però attenzione che più o meno potremmo scimmiottare quella pubblicità e dire ogni giorno, no, ti svegli e, no, e una piattaforma di crowdfunding prende parte nuova, e quindi ogni giorno si sveglia un'organizzazione che insegue una piattaforma di crowdfunding, Leone la Gazzella. Quindi secondo me è capace, pure siamo arrivati a 50, perché poi a un certo punto le lanciano, a un certo punto il mondo si stufa di rilanciarle, perché sempre dire nata una nuova modalità di, e se è una nuova modalità, siamo a 50, anche perché i comunicatori che stanno dietro le piattaforme non è che sempre sono dei grandi comunicatori, Io lo vedo benissimo su Facebook, esistono 2-3 gruppi che si occupano di crowdfunding, quando arriva uno nuovo fa il posto in questo gruppo, la prima piattaforma italiana. Allora commentavamo con Chiara Spinelli, che oltre ad essere la massima esperta anche una carissima amica, dice che sono tutti i primi, tutti i primi, siamo arrivati a 50, sono tutti i primi. Ah, ecco, vabbè. Ma guarda, più delle volte non è vero, ecco. Più delle volte è un modo pubblicitario molto scontato per dire è nato qualcosa di nuovo, ma in verità sono l'ennesima, non la prima, l'ennesima piattaforma. Il volume, comunque, le cose interessanti sono queste. 23 milioni di euro, che comunque, insomma, per carità, è interessante. E qui però quello che ci interessa molto è la divisione tra la parte che è più legata alla dimensione di investimento d'impresa, ricordiamoci il social lending, rispetto alla parte donazioni e scambi reward. E vedete che la parte di social lending pesa parecchio. Quindi è un volume interessante, ma se dobbiamo prendere la parte più non profit, vedete che veramente 4,5 milioni è nulla, è veramente molto meno dello 0,5% che ho stimato io, molto ma molto di meno, perché complessivamente le entrate del mondo non profit, il censimento dell'Istat le ha stimate, no stimate, le ha censite in 64 miliardi di euro all'anno, le entrate, di cui di parte privata saranno 20 miliardi di euro. Ora, se nella parte privata, leviamoci pure la parte più commerciale, perché le cooperative sociali vendono dei servizi, io credo che il nostro fundraising sia nell'ordine, su questo dati certi non ce l'abbiamo, nell'ordine dei 5-6 miliardi, almeno la parte formale registrata, poi l'Italia è il regno dell'informalità, quindi pensate quanta gente dà i soldi senza ricevuta, cioè, quindi secondo me è di più, però diciamo 5-6 miliardi, 4-5 milioni su 5-6 miliardi, lo vedete, insomma. Però è molto interessante perché anche in Italia c'è un tasso di crescita in ogni caso, ok? Questi sono più o meno gli anni con le relative, si legge male, ve ne chiedo scusa, con le relative piattaforme che sono nate per anno, vedete che ogni anno nascono sempre di più. È bellissimo, Produzioni dal Basso, che dal 2005 fino al 2008 è stato l'unico, nessuno se ne è accorta, però come dire, alle radici dell'erba era carsica, è carsica, cioè viaggiava sottoterra però verso un popolo molto sensibile, e questo probabilmente gli ha permesso di costruire delle fondamenta molto solide, di spendere molti meno soldi in pubblicità, comunicazione, abbellimenti vari, è molto essenziale. Bene signori, allora io per oggi diciamo gli argomenti li avrei finiti, nel senso che ho altri argomenti ma sono nella dimensione molto tecnica che, come vi ho proposto, noi potremmo applicare diciamo proprio su un progetto. Adesso abbiamo due possibilità, o ve li dico oggi e domani facciamo solo laboratorio, oppure ve li dico domani. E adesso invece lo lasciamo per un ragionevole dibattito, domande di chiarimento o quant'altro. Questo ditemelo voi perché insomma io seguo. Beh certo, ve l'ho detto, purtroppo è una malata, sono 30 anni di insegnamento.
vostra disposizione.